Ciao a tutti e bentornati a 4 Consigli Manga, il nostro podcast dedicato al mondo del manga. Questa sera, come sempre, con me i mitici Kuroteo e Mind che mi accompagnano ormai in questa avventura da diverse puntate, no ragazzi? Ormai questa è la sesta, c'è scritto nel titolo. Esatto, sesta puntata. No. Con noi questa sera c'è un personaggio del mondo del manga in Italia che ormai da tanti anni naviga su questi lidi, bisogna dire la verità, ha ricoperto diversi ruoli in diverse aziende, ora come freelance lavora per accaparrarsi licenze, ma soprattutto l'abbiamo visto come uno dei volti di Sensei Manga, una delle nuove realtà diciamo del manga in Italia, che già da qualche anno è iniziato a portare cosine molto interessanti. Con noi c'è Max Ciotola. Benvenuto Max. Grazie mille. Allora, come stai? Sei pronto per questo podcast? Sei pronto per questa puntata sulla fantascienza? Sì, cioè, mi prendi sugli affetti, quindi... infatti io voglio prenderti subito sugli affetti, perché questo è importante. Cioè, per te... Cioè, volevo chiedere un po' a tutti in generale cosa è importante per voi in un manga di fantascienza, quali sono gli elementi dei quali non potete fare a meno, e volevo chiedere a te come si fa a fare un manga di fantascienza senza i robottoni, Max? No, si può fare. Si può fare? Viene brutto, ma si può fare, non è che... No, perché allora, ciao la Veve, io saluto tutti naturalmente in chat. Perché in realtà l'intelligenza artificiale e l'automazione sono uno degli elementi fondamentali della fantascienza. Poi i giapponesi l'hanno virata da un'altra parte, ci sta abbondantemente. Si può fare la fantascienza senza i robottoni, si mettono gli androidi e funziona lo stesso. Surrogato. E per voi invece, Mind, cos'è importante? Per me basta che ci sia un lato scientifico futuristico, ancora non lo visti. Ok, lato scientifico che mi... fantastica. Okay, poi nel senso, la definizione effettiva non la so, può essere come dice Max, se è vera la sua, il suo modo di vederla, che ci sia l'intelligenza artificiale e l'automazione, quello non lo so, però di base è scienza che non abbiamo ancora, quindi... Io non so, però... ho scoperto cercando che in realtà quasi tutti i manga sono fantascienza, stando al... Ok. Sì. Io non sono un grande consumatore di fantascienza, infatti ho fatto abbastanza fatica a trovare un titolo prettamente fantascientifico, perché elementi fantascientifici ce ne sono in diversi, ma proprio che possa essere riconosciuto come tale. E infatti quello che ho scelto io, piccolissimo spoiler, non ha i robottoni, ma appunto gli androidi e l'intelligenza artificiale, quindi perfettamente in linea con quello che ha detto Max. Io ti direi che, allora, considerato che sono due i filoni principali del nerd, per definirsi tale, uno è il fantasy e l'altro è la fantascienza, e sono due facce della stessa medaglia. Il fantasy racconta un passato alternativo, la fantascienza racconta un futuro alternativo. La differenza fondamentale per me è il fatto che la fantascienza deve avere sicuramente la componente scientifica o parascientifica di cui parlava Teo, ma un elemento secondo me imprescindibile è un approccio filosofico, cioè la fantascienza deve raccontare l'animo umano mettendolo di fronte alla vastità del cosmo, dell'universo, del tempo, e farlo interrogare su che cosa significa effettivamente essere un individuo o parte di una collettività. Questa secondo me è la cosa che definisce la fantascienza. Se c'è questa cosa qui è fantascienza, altrimenti è fantasy. Questo mi ha fatto pensare un casino a Planetes, no Teo? Sì, però Planetes non è fantascienza in realtà, è hard science fiction, cioè nel senso che se la vuoi andare a definire è una fantascienza in cui la componente realistica è molto forte, è una fantascienza in cui la scienza in realtà è appena un passo avanti rispetto a dove siamo noi, non di tantissimo, cioè, effettivamente sono tutte cose concepibili, però se lo prendi dall'altro punto di vista, cioè l'uomo di fronte allo spazio, di fronte al mare sconfinato delle stelle, sì, è puramente fantascienza. Intendiamoci, puoi fare la stessa cosa anche senza andare nello spazio. Blade Runner è esattamente lo stesso tipo di... Magari grandi classici come per esempio Akira, dove no, magari il progresso, gli esperimenti, anche la mutazione, diciamo, del genere umano in un certo senso, portano poi a tante conseguenze diverse, fino a quasi anche Nadia, no? Pericolosi. Vai, scusami Teo. Anche Nadia può essere considerato fantascienza, sebbene sia ambientata in un periodo anno fa principalmente fantascienza, essendo uno che si interroga molto sulla natura dell'essere umano, sulla natura della sua anima, e su tutti gli accidenti di trauma che si porta dietro. Andasse da uno psichiatra invece di ammorbare le palle sarebbe meglio, però sì, fa essenzialmente. Ma io a questo punto ne approfitto e dirò una cosa che secondo me dirò una cosa molto forte. Vai. Io per esempio non sono mai riuscito a considerare l'intera saga di Star Wars, tranne alcuni capitoli particolari, fantascienza nel vero senso della parola. Per me è un fantasy con le astronavi e le spade laser invece di avere le spade di fuoco e i draghi, ma sostanzialmente è un fantasy, perché racconta, tra virgolette, una favola benissimo, in maniera spettacolare, anche molto bella, buttandoci dentro elementi mistici come l'uso della forza e cose del genere, ma alla fine la fantascienza, in senso un po' più specifico, da quel punto è Star Trek. Sì. Mm-hmm. Dragon Ball, prima leggevo che Clandestino citava Dragon Ball, in realtà anche da quel punto di vista lì è più fantasy, cioè più magia travestita da scienza, anche se Clark... Sì, no, poi ci sono elementi fantascientifici, come no, la capsule corpi, i prodotti futuristici, no? Ma sono elementi. Sì, ma sono elementi magici. Sì. Come diceva Clark, se la tecnologia la porti avanti fino a un certo punto è indistinguibile dalla magia, se la scienza la porta avanti fino a un certo punto è indistinguibile dalla magia. Quella è scienza, ma in realtà è magia con una maschera sopra. È chiaro che il fatto che questi tirino una capsulina e questa diventi un'astronave, o ci sia un'astronave che è in grado di replicare al proprio interno una gravità 100-500 volte superiore a quella è un incantesimo, non è che esista sul serio. È bella questa cosa, stiamo facendo dei collegamenti con episodi precedenti di questo format, perché abbiamo fatto la magia e abbiamo detto esattamente queste cose, quindi ottimo. Io è posso vero, perché dire poi cade tanto sul fantasy la magia, no? No, infatti. Io ho sentito spessissimo dire queste stesse cose su Star Wars e Star Trek, quindi appunto... non è il mio genere, ripeto, però posso dire che ho scelto bene, perché tutti gli elementi riportati da Max nel mio ci sono, quindi almeno non ho sbagliato. Ma per dire, Max, secondo me, ma non sono sicuro, sei un fan di Doctor Who? Ah, no. Ok, però, c'è gettato lì la tazza, però quello per me, secondo il tuo ragionamento, è più fantasy che fantascienza, perché c'è poco di tecnico lì. Sì, no, di tecnico c'è molto poco, ma c'è molto di spirito. Però effettivamente il Dottor Who è un mago, alla fine è un mago che ha la capacità di viaggiare nello spazio e nel tempo. Di fantascienza in senso appunto tecnico c'è veramente molto poco, perché in più sono tecnobubbole, cioè il fatto che il tempo sia un timey-wimey stuff, cose di questo genere. Ma poi lui con la sua bacchetta magica fa così e fa tutto. Non c'è esattamente. Però dall'altra parte c'è comunque almeno negli episodi migliori, nelle puntate migliori e con gli screenwriter migliori, c'è comunque il desiderio di raccontare una parte dell'umanità e di metterla di fronte alla necessità di dover migliorare in qualche maniera. Quindi in quel senso... Sì, è fantascienza, non hard science fiction, ma molto portata al semi-magia. Quello sì. Ok. Direi che abbiamo introdotto abbastanza bene la situazione. E partirei con i consigli manga. Questa sera, Max, tu che vieni qui come ospite, ti facciamo iniziare. Vogliamo sapere che cosa ci vuoi raccontare, che cosa ci porti di fantascienza. Allora, la premessa è stata che quando me l'hai chiesto mi hai messo seriamente in difficoltà, perché è sempre lo stesso ragionamento. Cioè, vaimi a chiedere qual è il mio figlio preferito. Porca miseria. E viene fuori una certa parte di vabbè, voglio fare il figo, voglio fare quello che ne sa, voglio fare quello che ha un certo livello. Allora Il professorino, esattamente. Il primo titolo a cui avevo pensato, ovviamente, è questo. Ah, 2001 Nights di Yoshino, fantastico. Yoshino, sì, che è proprio l'esempio tipico di quello che stavamo dicendo, la fantascienza ai massimi livelli, sia tecnologici, perché parte comunque per poi arrivare a questo affresco meraviglioso, anche disegnato benissimo, tra l'altro, con episodi che si uniscono per formare un... E vabbè. Poi ci ho pensato e ho detto effettivamente ce n'era un altro che ha significato veramente anche tanto per quando è arrivato in Italia, che è il Ghost in the Shell, grande titolo del maestro Masamune Shiro, non peraltro per la scena dell'accoppiamento tra lumache, che credo che sia stata una delle cose che ha fatto esplodere il manga in Italia quando è arrivato. Poi però ha vinto il cuore. Ha vinto il cuore. E dove ti ha portato il cuore? No, ma ha portato da dove sono partito, e cioè a un'edizione, secondo me l'edizione definitiva della storia del primo super robot creato da Go Nagai, ovvero Mazinger Z, che ha avuto 1 miliardo di incarnazioni diverse, ha avuto idee che sono andate dalla maschera che si indossava e ti consentiva di aprire chakra. Mazinger Z è stato veramente... Esatto, un secondo l'edizione allora, di sì, stai parlando. Parliamone un attimo. Allora, il titolo di cui stiamo parlando è Shin Mazinger Z. Esatto. Shin Mazinger Zero. E il seguito, che è Shin Mazinger Zero contro il generale oscuro. Mi partono le vocali, cioè mi emoziono quando parlo di questa roba qui. I volumi sono stati pubblicati da J-Pop, sia la prima che la seconda serie. La prima sono 9 volumi, la seconda sono 8. È una serie del 2009 ed è andata avanti. L'ultimo volume dovrebbe essere uscito nel 2016, se non ricordo male. Scritta e disegnata da questo duo di autori che poi in realtà non è che abbiano fatto molto altro, ma che secondo me avevano numeri buoni, cioè Yoshiaki Tabata e Yuki Yoko. Per la cronaca, Tabata è stato un assistente di Tatsuya Egawa e si vede. Yuki invece è stato un assistente dell'autore di Be Free, cioè Hiroki Yagami, e si vede tantissimo perché chiaramente... E questi due hanno avuto un'idea nel momento in cui usciva sugli schermi televisivi la riedizione di Mazinger Z, cioè Shin Mazinger Z, che è stata una serie che ha riscritto le origini, portato avanti una serie di idee abbastanza spettacolari, tipo il fatto che il colpo finale del Mazinger Z era il Mazinger Z che diventava il Rocket Punch, che si trasformava nel Rocket Punch. E contemporaneamente loro hanno fatto uscire questa serie, che parte già col botto. Il primo numero è una roba veramente da cardiopalma, perché inizia con il mondo distrutto da Mazinger Z. Non il mondo, ma i mondi. Si scopre che la protagonista, quella che è un po' la voce narrante della serie, quella che poi diventerà i nostri occhi all'interno della serie, che è Minerva X, ovvero la riedizione di un personaggio che era uscito nella serie classica animata, la compagna del Mazinger Z, qui sotto forma di androide fichissima ovviamente, viaggia di mondo parallelo in mondo parallelo, perché in ogni mondo che lei visita Mazinger Z alla fine diventa una divinità demoniaca distruttrice e distrugge il mondo. E lei riavvia nuovamente questo ciclo con una terra parallela per cercare un mondo in cui invece il suo amato Mazinger Z non sia questa divinità distruttrice. Questo è, diciamo, lo spunto con cui la storia comincia ad andare avanti, perché a un certo punto Minerva arriva in un mondo che all'apparenza è molto simile a quello della serie animata classica, in cui arrivava un mostro del dottorello a settimana, il Mazinger Z lo affrontava e vinceva ed erano tutti contentissimi. In realtà dietro c'è una storia che si scopre un po' alla volta, che è molto più crudele, tragica e pesante, per arrivare poi, dopo la battaglia terrificante con il Dottor L, dopo l'ascensione nuovamente del Mazinger Z a divinità distruttrice in grado di inglobare e distruggere il mondo, e quindi all'ennesimo riavvio, questa volta però con un Koji Kabuto consapevole di quello che sta succedendo, c'è un'altra parte che invece è la riedizione del grande Mazinga, perché rifanno in chiave fumettistica quello che è stato uno dei passaggi storici più importanti dell'animazione giapponese, dei robottoni in particolare, ma dell'animazione giapponese, ovvero il momento in cui l'invincibile Mazinger Z, il protagonista della serie, viene sconfitto, le piglia male, viene distrutto dall'armata, dalle 7 armate del generale Le Tenebre, il generale oscuro, e all'ultimo secondo, quando sta ormai per soccombere definitivamente, arriva l'eroe dei cieli, ovvero un nuovo Mazinga, più figo, più bello, più grosso e più potente, pilotato da un nuovo eroe, ovvero Tetsuya, il professionista della battaglia, un adulto, ha 23 anni quando combatte, però in quegli anni erano già adulti, standard era chiaramente un adulto, ed è un momento che è veramente epocale, perché ha fatto la differenza, ha dato un tocco inizialmente di puro marketing, ma in realtà narrativamente molto importante, e ha cambiato le carte in tavola. Gli autori fanno questa cosa meravigliosa e giocano su questo elemento per porsi una domanda che poi trova una risposta nell'ultimo volume, ovvero nel momento in cui si ha un idolo, nel momento in cui hai un desiderio, cioè quello di essere l'essere più forte, più potente, come fai a concepire qualcosa che vada oltre te? Come fai a vincere la noia? Non diventa tutto quanto terribilmente noioso, non diventa tutto quanto... dov'è il libero arbitrio dell'essere umano? Dov'è la possibilità di immaginarsi qualcosa di diverso? Non puoi immaginarti qualcosa di diverso se non parti dal presupposto che la realtà nella quale vivi è imperfetta. Tu sei imperfetto. Tutto condito da pugni a razzo, raggi gamma o breastfire, breastburn, se vogliamo essere puristi, tette e culi in maniera abbastanza, perché i ragazzi ci tengono a buttarla anche al fanservice quando ce n'è bisogno, e praticamente l'opera omnia di Go Nagai condensata in 17 volumi, perché ci buttano dentro tutto, ci butta dentro Devilman, Cutie Honey, Arenchi Gakuen, c'è qualsiasi cosa lì dentro. Grendizer, ovviamente. Grendizer, no. Sì, che ovviamente appare come... allora, questo è un piccolo aneddoto per gli amanti dei robottoni. Non si sono mai incontrati Mazinger Z e quello che poi sarebbe diventato l'erede naturale di Mazinger Z, ovvero il Mazinkaiser, e Grendizer, cioè Goldrick. Questo per esplicita volontà di Go Nagai, che si è sempre rifiutato di farli incontrare tra di loro, perché si è sempre rifiutato di stabilire quale di due fosse il più forte. Sempre rifiutato. Mentre è chiara la scala di potere, Mazinger Z è meno potente del grande Mazinga, che a sua volta è meno potente di Goldrick, però nel momento in cui si buttava in mezzo l'erede del Mazinger Z, e quindi si sarebbe dovuto fare questo scontro al vertice tra Mazinkaiser e Goldrick, lui ha sempre detto no, direi due cose diverse. Lascia anche la discussione ai fan, almeno così, no? Ma siccome mentre parlavi stavo guardando un attimo le varie opere di Nagai inerente ai mecha e immagini di questo manga, che come l'hai nominato l'ho cercato e mi ha subito attratto, perché in realtà io non ho mai seguito niente di questo genere per l'età, cioè non li ho mai visti la tele questi cartoni, okay? Avevo un DVD di Jig, che però dico che in realtà non è neanche disegnato da Go Nagai, anche se... No, però viene citato qui. Cioè, nella serie c'è anche la citazione a Jig con il sistema di trasformazione cyborg che viene utilizzato da Hiroshi Shiba per trasformarsi, e qui loro riutilizzano paro paro, ibridandolo con la tecnologia di condensazione degli elementi di Cutie Honey, Ragazzi, qui è roba da nerd. No, ma Ceratini, infatti, perché non sa niente. No, cioè, in Italia è famoso Gig e famoso Goldrick, principalmente. Allora, sì, in Italia Suforobo. È il primo... Sì, Atlas Suforobo. Perché Goldrick è il primo. Goldrick è quello che quando arrivò negli anni 70, fine della metà degli anni 70, davanti alla televisione, io c'ero, fece praticamente l'effetto, la metafora che uso sempre, Bart e Milhouse che mettono il videogioco di combattimento, quello definitivo, nella console, accendono la televisione e gli esplode in faccia. Quando arrivò Goldrick in Italia fu esattamente questo. Fu un'esplosione apocalittica di roba che non si era mai vista prima, perché sì, c'erano i cartoni animati dei supereroi della Marvel, i super amici e tutte quelle vaccatine lì che andavano sui contenitori della Rai, Super Gulp eccetera, ma quella roba lì non sarà mai vista disegnata in quella maniera, tanto che furono gli stessi. E Goldrick lasciò veramente il segno. Ah, la premessa fondamentale, perché ho deciso di parlare di questa roba qui? Perché io con questa roba ci sono cresciuto, così come c'è cresciuto chiunque abbia assistito alla prima e storica ondata di anime, all'epoca si chiamavano semplicemente cartoni animati giapponesi, in Italia. Oggi è fantasy, sekai, c'è un sacco di roba e siamo tutti quanti. Qual è la parola di sekai? Ormai è usata per tutto, anche se non è vero. Anche se non è vero, infatti. E... All'epoca intendo una buona quindicina d'anni, dalla fine degli anni 70 agli inizi degli anni 90, le cose che si vedevano principalmente in televisione erano i robottoni, in tutte le salse, in tutti i modi. Cioè era veramente il trend che andava non soltanto in Giappone, ma anche all'estero, per quanto poco sia arrivato. E ha segnato una generazione. E non è un caso, secondo me, che quando poi è arrivato il momento di fare una rilettura in chiave postmoderna, trasformando anche le storture, le cose più stupide, perché era pienissimo di roba stupida, quelle cose lì. Cioè, parliamo effettivamente, ma per quale accidenti di motivo uno che ha un esercito a disposizione ne manda uno alla volta a settimana a farti fare il culo per poi tornare con le pive nel sacco e la settimana dopo, ah, però questa volta il mio è ancora più potente. E allora, dato che i nerd... Sì, però era una cosa che andava in Giappone, anche tutti i super sentai sono un po' impostati così. Funzionava in quella maniera perché quelli erano gli stilemi narrativi. Loro hanno semplicemente ripreso gli stilemi narrativi delle serie televisive che andavano alla fine degli anni 60 dai Tokusatsu a salire e le buttavano lì. La cosa divertente è quando poi invece uno cerchi di dare una spiegazione razionale, qui per esempio la danno, cioè qui c'è un momento in cui dice, ma porca di la miseria, perché ne arriva uno a settimana? È perché il paese è circondato da una barriera impenetrabile, i nemici hanno trovato il modo per scavare la barriera con calma e pazienza e ogni settimana riescono a farne passare uno. Cioè, geniale nella sua idiozia, è veramente una roba. Almeno hanno cercato di dare una giustificazione a sta cosa. Cioè, che... E non è l'unica a cui danno una giustificazione, ne danno a diversi giustificazioni di questa roba qui. Ho una domanda per Max. Vai. Tra Mazinga, Get the Robot, Shin Mazinga, Mazing Saga, eccetera, nella top 5, Jumble 5, in che posizione la metti? Quale? Non conosci Jumble 5? No, aspetta. Ma se aspetti i robottoni non conosci Jumble 5? No, che roba è? Cos'è Jumble 5? Raccontaci la storia di Jumble 5. Questo robot tutto italiano che combatte... non lo conosci? Guarda che è bellissima questa canzone. No, io sono rimasto a quella dei... Oddio, adesso mi hai mandato in confusione completa, in pappa il cervello, perché sto parlando di robe serie, mi citi Game Boy, io vado proprio da un'altra parte. Teo è maestro in questa cosa, nel mandare in confusione la gente. Tra l'altro, se tu scrivi Jumble 5 su Google... L'ho appena fatto. No, nelle prime 20 immagini esce fuori il D... No, Anime Click che pubblicizza Shin Mazinger Zero. Vero. Quindi è tutto collegato, nel senso. Sì, vabbè, ma è ovvio, la base è quella lì. Santo cielo. Sì. No, ma... Beh, sì, però vedi, Vedi quanti accidenti di robe, che quanti danni hanno fatto quelle cose lì, che poi arrivati con una quantità di storture infinite, tipo il fatto che Goldrick, Atlas Suforobo, per quale accidente motivo si chiama Atlas Suforobo? Si chiama Atlas Suforobo semplicemente perché è Uforobo Grendizer. Arrivò prima in Francia. In Francia fecero questa benedetta brochure di presentazione del prodotto per fare l'Atlante della serie. L'Atlante si chiamava Atlas, cioè Atlante Uforobo. Gli italiani comprarono questa cosa senza avere idea del fatto che Atlas fosse il nome della brochure e non della serie, lo chiamarono Atlas. L'eco che è stato annunciato per quest'anno, è stato annunciato l'anno scorso, Goldrick U. Grendizer U, si esce a luglio. Ottimo, quindi ne parleremo. Io sto già aspettando, io sono in primissima fila a godermi lo spettacolo dei miei... di quelli della mia generazione a cui esploderà il fegato perché Goldrake non è quello che ricordano loro, male tra l'altro, perché ho letto difficile, che... no? Perché ci sono, cioè, l'effetto nostalgia su sta cosa è potentissimo, poi ci sono tanti appassionati che sono davvero quasi dei puristi per certe cose, quindi è difficile magari riproporre anche un prodotto in chiave un pochino più moderna, così perché... ma in realtà non è la prima volta, ci hanno provato, cioè esiste un remake di Jig, tanto per cominciare, che ha avuto pochissimo successo, ma anche perché, come già detto anche da altre persone molto più competenti di me, questa roba qui è morta, cioè una volta uscito Tengen Toppa Gurren Lagann ha segnato, diciamo, nuova era per i robot, insomma. No, ha segnato la fine, non è che ci sia una nuova era. Oramai si campa di gloria passata con titoli che non fanno altro che riscrivere la stessa storia e riraccontare la stessa storia. Ma dopo Gurren Lagann, che a sua volta era una riscrittura di Getter Robot, almeno per come l'aveva in testa Ishikawa, poi tutta una serie di altre cose, ma è finita, cioè quello che si poteva dire in quella maniera là è stato detto. Per questo poi quando trovo prodotti di questo genere che lo riraccontano, cambiano un po' la struttura degli ingredienti, anche se alla fine il piatto rimane quello, io l'ho scelto col cuore perché è stato il compimento di un percorso iniziato davanti a uno schermo della televisione nel 1976, praticamente, che non si è mai interrotto, perché io ho continuato a essere appassionato di animazione prima e di manga poi, perché ho amato i robottoni e li amo tuttora, li colleziono, mi piacciono, c'ho costruito un immaginario sopra, c'ho costruito anche saggi, ci ho fatto la tesi di laurea, santo cielo, in buona parte, e finito poi con questi prodotti qui, che li hanno portati a compimento ti hanno raccontato, ok, è stata una bellissima avventura, nel momento in cui si arriva al punto finale, che è la guerra a colpi di galassie rotanti in Tengen Toppa Gurren Lagann, l'evocazione di tutti i robottoni mai esistiti e mai immaginati da chiunque abbia visto il primo Mazinger Z, per sconfiggere lo stesso Mazinga, per creare un nuovo universo, alla fine hai un nuovo mondo che si basa su questa cosa qui e che va avanti per i fatti suoi, ricordando con gioia e nostalgia i bei tempi andati. Ok, quindi per Max una scelta di cuore. Vai, di te, vuoi dire qualcosa ancora? L'ultima cosa che volevo chiedere a Max, collegandomi a questo argomento, collegato dal punto di vista di ignoranza, perché in realtà non c'entra niente, però... cioè collegato solo con la fantascienza. A te piacciono molto questi robottoni dove c'è una persona che entra e combatte con questi robot che però hanno... cioè, vabbè, non ci giro intorno. I Gundam ti piacciono? Sì, è l'altra parte. Sì. Fu un'evoluzione sempre dello stesso concetto. Alla fine, all'inizio, i robot di Mazinga, i robot di Nagai erano semplicemente un'estensione del corpo del pilota, tant'è che il robottone veniva colpito alla gamba e il pilota si faceva male alla gamba, sentiva dolore, sì. Gundam è stato un'evoluzione realistica che poi ha portato alla nascita di un nuovo genere. In realtà Gundam era ancora da quelle parti lì, il primo, poi si è evoluto in tutt'altra direzione perché c'era il genio di Tomino e di tutto lo staff che ci ha lavorato dietro. E è l'altra parte. Io amo il concetto eroico, cioè lo schieramento definito da una parte e dall'altra, il buono contro il cattivo che vuole conquistare il mondo perché sì, perché è figo conquistare il mondo, e il buono che gli dice no, io te lo impedirò con tutte le mie forze perché combatto per il bene, la giustizia e cose di questo genere qui. Come Gabbonzo Robot, citandoci sul... Dall'altra parte invece c'era una narrazione più realistica in cui si diceva guardate, la guerra non è una cosa eroica, non c'è niente di nobile nel mettersi al comando di un carro armato con le gambe e trucidare gente. Mediamente lo si fa per ragioni che possono anche sembrare giuste, ma che in un contesto sociale, economico, politico più ampio ti rendi conto che non c'è veramente differenza tra i buoni e i cattivi, tutt'al più tra i più e i meno bastardi, ecco. Se posso fare un paio di domande anch'io, che sono delle domande in realtà su di me, perché a sentirvi, allora, siccome io sono ignorante quanto Teo, ma ho un'età e una grafica completamente diversa, e in teoria io dovrei essere stato investito da questo fenomeno, ma non so come mai l'ho schivato in qualche maniera. Io sono dell'81 per capirci, quindi dovrei essere pienamente. Ascoltandomi mi è venuto in... Io non ho mai guardato cartoni animati di robottoni, ne conoscevo l'esistenza, ma non capisco come mai non hanno intercettato la mia vita così tanto. Io mi ricordo solo che da bambino avevo un robottino e sono andato a vedere adesso per capire qual era, perché sono proprio ignorante totale nella tematica, ed era Uforobo Goldrick, perché mi ricordavo le corna gialle doppie e infatti l'ho ritrovato e è lui. Ma allora a questo punto volevo chiedermi, ma visto che in Italia appunto anche il mondo dei manga è arrivato attraverso gli anime o i cartoni animati, chiamiamoli come vogliamo, alla fine quello sono, ma su quali emittenti c'erano questa tipologia di... Tutti. Tutte le emittenti. Non c'era una... Allora, partirono dalla Rai. Ok. Nel momento in cui c'erano i primi tentativi di allargamento del mercato televisivo dalla televisione pubblica con le prime televisioni private locali. Sì. La fortuna fu che i cartoni animati giapponesi erano un prodotto a bassissimo costo e altissimo rendimento. Si pagavano letteralmente 2 lire, l'adattamento e il doppiaggio erano molto 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 più economici rispetto ai prodotti live, lo sono tuttora. Cioè, questa è una cosa che tra parentesi mi piacerebbe chiedere ai doppiatori, se vi capita fatelo, se voi avete occasione di farlo, perché fino a poco tempo fa c'erano... differenze nei gettoni, cioè per doppiare un cartone animato prendevi pochi soldi, per doppiare un prodotto vero ne prendevi di più, e dato che ti consentivano una copertura spaventosa, un livello pubblicitario, perché ovviamente era quello il concetto, cioè tu dovevi mettere una roba perché poi dovevi far andare le pubblicità e prendere i soldi dagli sponsor pubblicitari, e quelli te ne garantivano a palate perché tutti i ragazzini erano davanti alla televisione a vedere quella roba, e lo potevi fare sostanzialmente a costo, non dico zero, ma quasi. Per cui quando la Rai cominciò a tirare la manina, perché non si erano resi conto della bomba che avevano tra le mani, cioè loro fecero uscire Goldrake nel periodo in cui c'era questa attenzione molto forte nei confronti di contenuti violenti per i bambini, cioè parliamo degli anni di piombo, accidenti. Fecero uscire Capitan Harlock nel periodo in cui c'era un disagio di un certo genere nei confronti di anarchici, ribelli e quant'altro, e il protagonista è un pirata che si oppone al governo oppressivo e fascista e totalitario per andare sotto la propria bandiera, esatto, e la fare bandiera il pirata della libertà. Non era soltanto un problema di violenza, era proprio che ovviamente erano prodotti indirizzati idealmente a ragazzini tra i 12 anni e cose di questo genere, che venivano presentate in fasce anche di 6-8 anni. Mm-hmm. La Rai, quando si rese conto di avere tra le mani una cosa che, stranamente, perché voglio dire, quando mai è successa alla Rai di avere tra le mani prodotti che non è in grado di controllare, di cui non capisce il potenziale? Mai. Cioè, sono 70 anni che la Rai campa in questa maniera, li levò di mezzo dei palinsesti. A quel punto, veramente come gli avvoltoi, ci si buttarono tutte le reti private. Tutte le reti private. Tipo Londini. Piaciuto da tutti, mandato via. Sì. Va bene, mi avete spiegato allora cosa mi è successo, perché io da bambino non seguivo la Rai e da noi non c'erano le reti private. Il problema è quello, sì. Tu considera che... Scusami. Vai. Oltre ai robottoni, per esempio, io ho visto praticamente da adolescente, navigato già 14-15 anni probabilmente, ho visto anche cose che si conoscevano per sentito dire, mi viene da dire, come appunto anche Capitan Harlock, per esempio, che hai nominato, sì. ma anche per esempio l'Uomo Tigre, io non l'ho mai visto. Tigre. Oppure... Io sì, Antonio, sai, in quel periodo ricordo per esempio anche Hurricane Polymar, ricordo Bemi il mostro umano, ricordo ma anche per dire Cavalieri dello Zodiaco, io è stata la terza serie, la prima che ho visto, perché hanno cominciato ad arrivare nelle reti private, anzi è arrivato su Mediaset, esatto. L'ho visto su Mediaset in un certo senso ha avuto un percorso molto simile a quello della Rai, perché anche loro all'inizio, quando non era ancora Fininvest, Mediaset, ma erano piccole emittenti locali che poi venivano mano a mano raccorpate in Italia 1, Rete 4, Canale 5, eccetera, si fiondò su questi cartoni animati. Però essendo l'ex patron, quel marpione ben pensante che era, si rese conto del fatto che aveva tra le mani un prodotto che sì, aveva un'alta resa, ma doveva essere in qualche maniera modificato, per cui cominciarono a tagliare o a non mandare proprio in onda cartoni di un certo genere. Per dire, Mediaset è famosa perché su Mediaset di cartoni animati robotici praticamente all'epoca andarono soltanto, se non ricordo male, Braigar e Goshogun, e secondo me per sbaglio, perché non lo sapevano. Anche Kenny il Guerriero, come dicono in chat, mi sono perso. Infatti Kenny Guerriero l'ho visto, che avevo più di 20 anni, penso, e ho visto solo l'anime. Poi nel mare magnum di tutte le altre piccole medie emittenti che avevano la possibilità di contattare questi fantomatici agenti che riuscivano a comprargli o a non comprargli, perché in alcuni casi non li prendevano, li compravano neanche, i diritti di pubblicazione e molto spesso nelle piccole emittenti private è passata roba che pochissimi hanno visto, perché magari erano emittenti che veramente si vedevano in poche zone. Ci sono un sacco di serie televisive che sono passate in Italia, Braiger, Galaxy Cyclone Braiger si chiamava, una cosa di questo genere, che per la cronaca è stata l'unica serie robotica sulla quale abbia messo le mani Monkey Punch, cioè l'autore di Lupin. Michele, comunque, dato che sono passati già 43 minuti, io vorrei fare ormai la puntata solo sui robottoni, dato che interessante l'argomento. Possiamo rifare una puntata sui robottoni con Max e ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, e sono serio, non sono ironico. Assolutamente, facciamo una serata a robottoni e andiamo avanti, ma comunque... Sì. Questa scelta di Max di cuore mi è piaciuta molto. Io se avessi dovuto fare una scelta di cuore probabilmente avrei scelto Akira o Capitan Harlock, perché sono quelle due cose che mi hanno formato come amante della fantascienza, effettivamente, perché sono davvero due opere molto molto forti, grandi classici. Però ho voluto parlare di qualcosa di più moderno che mi è piaciuta proprio tantissimo per l'intrattenimento che mi ha dato. Quindi oggi ho deciso di parlare di un manga famosissimo, anche questo, un manga con il quale un grande mangaka è andato ad omaggiare quello che è considerato il dio del manga. Pubblicato tra il 2003... È andato ad omaggiare Takashi? No, Tezuka. Pubblicato tra il 2003 e il 2009 sulle pagine di Big Comic Original di Shogakukan, e di recente è tornato in auge anche proprio per l'arrivo di un adattamento animato, no? E anche per l'arrivo dell'autore a Lucca, che ho avuto il piacere di incontrare quando mi sono trovato davanti a lui. Fortunello. Non sapevo che dire, ero proprio pietrificato, e addirittura mi ha fatto lui delle domande perché altrimenti ero totalmente bloccato da un personaggio di un carisma pazzesco. Logicamente sto parlando di Pluto, manga di Naoki Urasawa, manga di 8 volumi, con il quale il sensei praticamente ha voluto omaggiare una delle opere più popolari di Osamu Tezuka, che è Astro Boy, no? Tetsuwan Atom, definito proprio il più grande robot del mondo da Tezuka, e anche proprio per un episodio di questo manga che si intitola proprio il più grande robot del mondo, che è l'episodio che aveva commosso e emozionato e segnato un giovanissimo Naoki Urasawa, che poi, supportato da Takashi Nagasaki nel suo fumetto nel 2003, hanno deciso di omaggiare, diciamo, Astro Boy con quest'opera. E il bello è che il 2003 è proprio l'anno in cui Tezuka aveva fissato come l'anno di nascita di Tetsuwan Atom. Quindi è stata proprio anche un'operazione studiata da quel punto di vista per riportare l'attenzione su un'opera di questo tipo. Quindi decide di far rivivere questo robot in una nuova storia, dove stavolta però non è il protagonista, no? Non è il protagonista Tetsuwan Atom. Il manga è premiatissimo perché praticamente nel 2005 ha vinto il premio culturale Osamu Tezuka, l'Excellence Prize nella divisione manga del Japan Media Arts Festival, nel 2010 ha vinto di nuovo un altro premio, il Seiyun Awards, come miglior manga. Ed è una storia molto interessante. Una storia inizia con la misteriosa morte di un robot, questo Mont Blanc, che era uno tra i robot, diciamo, più potenti sulla faccia della Terra, ma un robot anche amatissimo, un robot buonissimo, amato da tutti effettivamente. E le circostanze sono davvero strane. Si staglia una figura mostruosa tra le fiamme durante questo evento, e ad indagare su questo mistero e su una scia di morti anche di umani c'è il nostro protagonista, Gesicht, che è un robot detective tedesco che lavora per l'Europol, la polizia, diciamo, internazionale europea, che è considerato uno tra i 7 robot più potenti del mondo, costituito di una lega metallica chiamata Zeronium, estremamente resistente, e può usare anche lui un raggio praticamente devastante. Quindi qui abbiamo un po' anche dei classici, no, del mondo dei robot che vengono ripresi e riportati all'interno di questi personaggi. Gesicht ha un aspetto umano, ed è l'uomo che vedete proprio in copertina del classico primo numero che avete visto di Pluto, no? C'è quest'uomo un po' grucciato che vedete in copertina. Ma in questa storia i robot praticamente spesso hanno un aspetto umanoide, e spesso non sono neanche distinguibili dagli esseri umani, i robot più avanzati. Possono mangiare, possono bere, provano sentimenti, si sposano, adottano figli robot, perché hanno anche lo stimolo di creare una famiglia e di essere genitori. Sognano, si pongono questioni anche profonde, etiche, insomma sono dei robot molto molto avanzati. Siamo in un mondo logicamente futuristico, dove ci sono anche delle leggi che vanno a tutelare questi robot, cosa che non è proprio ben vista da tutti. Scusami, Gesicht, vai. C'è una data nel manga? Viene definita la data? La data non c'è, non credo che ci sia una data. Mi sembra che non ci sia una data. Se non ricordo male, è il ventunesimo secolo, in maniera secolo, sì, futuristico, molto... esatto. Sì. Gesicht, praticamente andando ad indagare su questo caso, realizza il fatto che qualcuno sta praticamente cercando di eliminare tutti i 7 robot più potenti del mondo, questi robot che viene ripetuto spesso che potrebbero trasformarsi anche in armi di distruzione di massa se usati in maniera errata. E in mezzo a questi 7 c'è anche lui, quindi anche preoccupato per questa cosa che logicamente si trova ad affrontare. Questo strano essere sta cercando di eliminare anche tutte quelle figure umane che cercano praticamente di supportare le leggi a favore dei robot, capendo poi a un certo punto che quindi anche l'assassino dovrebbe trattarsi proprio di un robot. Il che rende questo crimine particolarmente importante perché, come viene un po' raccontato nel manga, i robot in qualche modo erano stati controllati, e questo sarebbe l'unico caso di assassinio di umani da parte di un robot negli ultimi 8 anni, dice all'interno del manga. Come avete capito, il manga non è solo un manga di fantascienza, ma è un vero e proprio thriller praticamente fantascientifico, con anche una misteriosa caccia all'assassino dei robot, che iniziano poi a capitolare uno dopo l'altro, ma dimostrando, a differenza di tante opere, una grande umanità. Questa è la cosa che fa la differenza in questo manga, è la cosa che mi ha colpito di più, la caratteristica davvero pazzesca di questi grandi robot, la loro umanità. E voi direte, cosa c'entra Astro Boy con questa storia che vi ho raccontato fino ad ora? Praticamente Tetsuwan Atom chiamato in questo manga, è uno tra questi 7 robot più potenti al mondo, no? Ed è logicamente il robot giapponese che rappresenta il Giappone con l'aspetto di un bambino, ed è considerato il robot con l'intelligenza artificiale più evoluta di tutti i robot del mondo. Altrettanto logicamente all'interno di questa storia avrà un ruolo chiave poi, no? In mezzo a tutte queste vicende, ed è una delle più grandi risorse a difesa dell'umanità. Altra curiosità, il titolo Pluto viene proprio dal marchio che l'assassino di robot lascia su ogni scena del delitto, ovvero un paio di corna che sono il simbolo di Plutone, no? La divinità romana considerata il re degli inferi. A me quest'opera mi ha colpito tantissimo, mi ha intrattenuto, mi ha proprio... Io veramente ammetto che Pluto è una delle opere di Urasawa in assoluto che mi è piaciuta di più, perché si parla sempre tanto, no, di Monster, di 20th Century Boys, che sono sicuramente le più discusse, ma secondo me Pluto è allo stesso livello di quelle opere lì. Davvero non gli manca nulla, è un grandissimo manga. Tanto anche i 20th Century Boys ci sono i robottoni. Sì. Poi un thriller come questo, che ti tiene incollato, secondo me, proprio fino alla fine, ti fa divorare un volume dietro l'altro e arrivi a... Io, per esempio, la serie l'ho letta nell'arco di un paio di giorni, perché avevo tutti i volumi, e a me piace veramente le storie di Urasawa, leggerle nella loro completezza. Non mi piace la cadenza episodica, perché spesso ci sono tanti dettagli da andare a intercettare, bisogna ricordarsi tanti passaggi, perché sono storie, secondo me... lavorate bene nel dettaglio, e quindi la cadenza episodica e la cadenza, scusate, periodica un po' va a rovinarle. Sono quelle storie che te le devi leggere tutte d'un fiato per amarle. Ho apprezzato proprio la narrazione, l'ho apprezzata di brutto su questo manga, che come vi dicevo è strutturato davvero bene, e c'è come sempre la mano di Takashi Nagasaki, che è davvero uno di quegli autori sottovalutatissimi che riesce a fare la differenza, perché anche altre cose che ha scritto sono scritte davvero bene. Questo mi fa sempre pensare che è stata un po' anche una delle fortune di Urasawa, oltre al grande talento del sensei, no? Il tutto è corredato poi da personaggi fantastici. Lo stesso protagonista, praticamente Gesicht, è davvero un grande robot con un cuore pazzesco, un brillante intelletto, è sposato, vive con la moglie, vive una vita come la vivrebbe un essere umano. Ha un passato traumatico. Esatto, un passato molto traumatico. Questa cosa secondo me è bellissima. E anche gli altri... Vai, dimmi. Se mi permetti, c'era un elemento che vorrei aggiungere alla... Sì? Guarda che... E che... Lo rende... Allora, io premetto che Pluto è il mio manga preferito di Urasawa, ma per una ragione molto semplice, che lo considero esattamente allo stesso livello di Monster, 20th Century Boys, cioè lo stesso Billy Bat, che sono comunque titoli eccezionali. Però c'è un elemento che mi ha lasciato veramente stupito, e cioè che si è approcciato a un mostro sacro, e al mostro sacro del fumetto giapponese, perché Atom e Tezuka sono elementi imprescindibili, che tu li voglia affrontare, un'icona pazzesca, il dio del manga, che tu li voglia affrontare criticamente, come tra parentesi faceva lo stesso Egawa, che abbiamo citato prima. Era uno che ha criticato molto Tezuka, il suo modo di lavorare e come ha influenzato il resto del... o che tu semplicemente lo consideri il maestro, però è cioè, io per quel poco che ne so, Urasawa ci ha rischiato l'esaurimento nervoso su Pluto, e il fatto che sia riuscito a rispettare contemporaneamente a rispettare l'opera originale, perché trasuda venerazione e rispetto per quello, e allo stesso tempo rileggerla e riscriverla in una chiave completamente originale, secondo me gli dà veramente il punto in più. Cioè, tutti gli altri manga di Urasawa, non facendo i conti in tasca, la serva, sono da 10. Questo è da 10 e lode per quell'elemento lì. Sì, c'era tanta pressione perché poi, voglio dire, non l'ho detto, ma comunque c'era la supervisione di Makoto Tezuka, il figlio di Tezuka, c'era la supervisione della Tezuka Productions, quindi anche lì era un progetto che poi era stato discusso anche con più parti, e quindi c'era anche grande aspettativa, quindi non solo grande attenzione, quindi anche questo è stato figo. E secondo me lui con Gesicht è andato a creare un personaggio che dà grande spessore a questo manga. C'è un episodio in particolare che a me ha colpito tantissimo, quando che è veramente bello, perché è un detective pazzesco, perché lui vuole capire in tutti i modi il punto di vista dell'assassino, e sta cosa a me mi piace un casino, che addirittura come un grande detective, per riuscire a fare questo va a confrontarsi con un robot che ha già ucciso un uomo, no? Quello che aveva fatto quel crimine proprio 8 anni prima, e sta cosa è una figata pazzesca. Una figata pazzesca, tutto questo confronto particolare con questo robot, lo scambio di informazioni, il rischio di essere quasi contaminato dalla sua malvagità. E mi piace tantissimo poi il fatto che la fantascienza in questo manga non è fine a se stessa, magari relegando l'opera anche ai semplici no appassionati. C'è questa vena thriller che è in grado di intrattenere e attirare, secondo me, un'ampia fetta di pubblico, che veramente gli fa fare un salto in avanti, lo rende molto più mainstream. E poi è scritto davvero bene, una di quelle storie che funzionano davvero dall'inizio alla fine, con la giusta lunghezza, senza aggiungere i dettagli futili o senza perdersi nell'allungare il brodo, che a volte nelle storie di Urasawa capita, no? Magari di prendere una deviazione, di seguire alcuni personaggi che poi magari sono un po' fini a se stessi o spariscono nell'arco della trama. La serie animata l'hai vista? La serie animata non l'ho mai vista di Pluto, sono molto curioso di scoprirla, però bisogna dire che, giusto un paio di dati, un manga che poi alla fine il suo successo l'ha avuto perché ha avuto una ricezione pazzesca, con 8,5 milioni di volumi venduti, sicuramente un grande manga di fantascienza che vale la pena leggere, che oltre a voler dimostrare, insomma, che le macchine possono avere un gran cuore, trascina anche il lettore all'interno di questo mistero travolgente estremamente ben scritto. Quindi questo è quello che devo dire di questo manga, e non aggiungerei altro perché mi sono anche dilungato. Applausi. Solo tanti applausi. Io volevo vederlo l'anime, ma non ho avuto la forza di iniziarlo perché il primo episodio dura un'ora. Ma non il primo, cioè sono tutti gli episodi. Sì, no, lo so, però il problema è iniziare le cose, poi quando inizio sono contento che durano tanto, perché nel senso... Però ti posso dire che una di quelle... Allora, la trasposizione animata è fatta molto bene e rende perfettamente tutte le cose di cui ha parlato Michele. È veramente una trasposizione fedele che aggiunge a un'opera che già di suo è praticamente perfetta. Mm-hmm. Io ve lo consiglio... in realtà come complemento, cioè francamente mi leggerei prima il manga, poi magari uno, perché hai modo di apprezzare di più la costruzione psicologica dei personaggi, la costruzione delle tavole di Urasawa, che è una roba pazzesco, da studiare all'università. Non ho parlato del disegno perché mi sembra ovvio che Urasawa da questo punto di vista è un maestro, cioè col suo stile veramente preciso, pulito, estremamente riconoscibile, con questi anche lineamenti che usa spesso sui personaggi. Poi appunto si parlava prima di quanto si faccia lavoro di postmodernismo, citando lì dentro c'è Blade Runner, ovviamente, c'è la saga dei robot di Asimov con l'analisi delle tre leggi sulla robotica, c'è dentro la qualunque, e fatta veramente veramente molto bene. Quindi per me applausissimi, cioè un titolo assolutamente imprescindibile, davvero. Mind, che dici? Sei pronto tu a leggerlo, Pluto? Devi iniziarlo? Sì, infatti volevo partire proprio da lì. Io ho conosciuto Urasawa a livello pratico, il nome ovviamente mi era arrivato molto prima. Recentemente, negli ultimi anni, ho cominciato a leggere le sue opere principali, quelle note, insomma. Ho iniziato da Monster, ho finito l'anno scorso 20th Century Boys, che ad oggi è il mio manga preferito in assoluto, e da lì mi si è aperta la volontà di conoscerli tutti, perché ho detto vabbè, questi sono tutti capolavori, cioè 2 su 2 da 10, come diceva giustamente anche prima Max, sono assolutamente d'accordo, cioè trovare manga da 10 è veramente, lo ritenevo impossibile, e davanti ai miei occhi ho visto invece... No, è incredibile, credo che Urasawa ha scritto tanti bei manga, non dici tanti manga, molti, tipo... Massimo rispetto, ma si fotte, non mi fai un cazzo. Tezuka ha scritto un botto di merda. Cioè, sì, la guava di merda non ha scritto niente. Rasenta proprio la perfezione per me, la scrittura, il disegno, tutto di Urasawa. Gli puoi veramente andare a fare il pelo su alcuni titoli, come diceva Michele, in cui diciamo, l'istinto dello scrittore, del narratore di vite prende il sopravvento. Lui si vede che ci sono dei momenti in cui si affeziona a un personaggio anche un personaggio secondario a volte. E gli va dietro, e a volte si perde nei finali, quello sicuramente, ma obiettivamente è uno che è nel gotha degli autori di manga di tutti i tempi. Però io se ho da recriminare qualcosa sul finale di Mo, io forse ho una posizione anche un po' diversa dalla massa, diciamo, io recriminerei qualcosina sul finale di Monster, ma invece io ho adorato il finale di 20th Century Boys. Dopo lì ci sarebbe da aprire un piccolo capitolo sulle... Quale finale? Il primo. Okay. Ho letto il secondo, ma io per me comunque è il primo. Okay? Non apriamo questo grandissimo argomento, comunque ci siamo capiti. Ok, ho preso a scatola chiusa, come si chiama? Billy Bat, che leggerò appena lo avrò tutto, e ho preso Pluto. E come vi ho fatto capire dall'inizio, io non ho una grande attrazione, forse proprio perché non li ho vissuti da piccolo, per i robottoni, quelli veri. Io per esempio non ho visto neanche Evangelion, per dire. No, lo conosco, non si è perso niente. No, ma cosa? Il mio anime preferito. No, allora, battuti a parte, posso dire tranquillamente che non si è perso nulla, perché Evangelion, ammesso che tu te lo godi se vieni da una storia di animazione giapponese di un certo tipo, e a quel punto il prodotto acquista un valore in più. Poi io non sono un grande estimatore di Evangelion, e questo credo che sia di Hideaki Anno in generale e credo che questo credo che sia l'understatement dell'anno. Però obiettivamente, se non hai visto Gundam, se non hai visto anche Nadia, il mistero della pietra azzurra e tutta una serie di cose che ci sono state nel mezzo, Gunbuster, Evangelion ti può piacere la metà di quanto effettivamente potrebbe piacerti se invece avessi lo stesso percorso che ha avuto Hideaki Anno quando l'ha scritto. No, Nadia per esempio l'ho visto e l'ho anche apprezzato a suo tempo. E, no, comunque, concludendo il discorso Urasawa, ho preso anche Pluto e mi sono convinto, perché sono riuscito, grazie appunto alla conoscenza di Urasawa, a superare quella sorta di stereotipo che avevo nella mia testa rispetto alla storia di robottoni, no? Che secondo me li trovavo, come dire, o li trovo perché devo ancora fare una vera e propria esperienza, noiosi proprio per quella cosa che dicevamo prima, cioè un robot dopo l'altro. Io, voglio dire, ero appassionatissimo di Sailor Moon da bambino, però quello era avversario, lo fai fuori, ne arriva un altro, quindi alla fine quella ciclicità al bambino piace anche, quindi al suo appeal, quindi funziona in qualche maniera, forse per le nuove generazioni meno, forse, però questo è un capitolo a parte. E mi sono reso conto ascoltandovi che comunque effettivamente qualche manga di fantascienza l'ho letto, non l'avevo categorizzato così. Uno me l'ero dimenticato, perché Gurren Lagann l'ho letto per esempio, e quello è veramente proprio fantascienza, direi abbastanza, cioè ci sono i robottoni perlomeno, ecco, forse sì, c'è anche un discorso sull'umanità e quant'altro. E poi ho visto Peppe che in chat parlava di Gantz, anche Gantz per esempio l'ho letto, e anche quello potrebbe essere fantascienza. Va bene, fatte tutte queste premesse, quindi leggerò Pluto. Perché il gancio era perché mi sono convinto a leggere Pluto, perché ho capito che c'è una fortissima componente di carattere sentimentale, insomma, tanto, no? Quindi tanto. Io già adesso mi ha spoilerato Michele che il viso che vediamo nel primo volume non è un essere umano come pensavo io, e questo già io pensavo comunque vedremo, non ditemi altro. Comunque diciamo che la voglia di leggerlo mi è venuta, e anche ho un certo hype, diciamo. Ma passiamo a quello che invece vi porto e che ho letto. Allora, io come manga di fantascienza vi porto Origin di Boichi. Quindi autore sia per la storia che per i disegni. Il manga prevede 10 volumi, è stato pubblicato in Giappone tra il 2016 e il 2019, ma in Italia è arrivato quasi in contemporanea, perché è iniziato nel 2017 per terminare quasi in contemporanea con il Giappone. L'editore giapponese è Kodansha e quello italiano è Panini Comics, quindi Plan & Manga. Usciva su Young Magazine, e quindi il target è Seinen. Di Boichi alcuni titoli sono seinen, alcuni shonen, come probabilmente saprete, però insomma è sempre un po' a metà strada. Cos'altro c'è da dire per, come presentazione generale? Ah, ho scoperto, facendo una piccola ricerca, che a dicembre dell'anno scorso è stato annunciato un adattamento live action, quindi probabilmente è in produzione un live action da una società americana, la potrebbe starci perché è figo come storia. Sì, sì, fra l'altro, insomma, sì, ci sta. Secondo me non viene fuori proprio, come dire, quei classici, ecco, che sappiamo che non sono proprio questi prodotti di punta. E un'altra cosa carina che mi sono, di cui mi sono accorto, riprendendo in mano un po' il discorso, siccome io ho letto tanti manga di Boichi, io adoro Boichi, quindi ho letto non tutti, ma molti, quelle le serialità medio-lunghe. Ho iniziato con Sunken Rock, ho letto Rakiya, che trovo essere Rakiya, manga. Sì, sì. Mi ricordo solo che è un manga molto complesso sulla religione, che mi piacerebbe rileggere, mi era piaciuto. Poi invece non ho letto The Hunt for Energy, ma potrebbe piacere a Teo, perché secondo me mi ricorda abbastanza Dr. Stone, che è l'ultimo della trafila, che non ho letto ma sto seguendo l'anime. Sì, e poi ho letto... il manga è meglio. Sì, sì, ma lo so. No, ma non di poco, è proprio... Tanto, l'anime è molto peggio del manga. Ok, ma sì, ma tanto io non sono un appassionatissimo di anime, li uso proprio come mezzo per approcciarmi, poi per me il prodotto è sempre il manga. E poi ho letto anche Wallman, non so se lo conoscete. Wallman, sì, sì, sì. Allora, la cosa carina è che ho scoperto che c'è un collegamento, allora una cosa che sapevo è che c'è un collegamento tra Sunken Rock e Wallman. Sì. Cioè la fine di Sunken Rock poi viene ripresa in Wallman, esatto. Ma anche The Hunt of Energy ha un collegamento con Origin, che vi dirò fra poco, c'è un elemento in comune anche lì. Ok, detto tutto questo, io partirei dalla cosa che di solito tengo per ultima, che do per scontata. Dico Boichi, dico disegni di altissima qualità. Ma voglio dire, clamoroso, cioè, parli di un maestro. Boichi non serve a dire niente. Stratosferico. E poi, come tanti autori che di solito porto io, perché io, come dire, a me serve che il disegno sia... Cioè, se il disegno è così bello, io di solito il manga lo prendo. Il primo elemento che vado a cercare in un manga è il disegno di alta qualità. E fra l'altro, l'altra cosa che mi piace moltissimo è che venga rappresentato in maniera così verosimile, fluida, efficace il movimento, che appunto in questo manga viene ottimamente rappresentato, soprattutto nelle azioni di combattimento, esattamente come per esempio in Sunken Rock, anche grazie a una rappresentazione meticolosa della muscolatura, no? Ci sono questi personaggi particolarmente muscolosi, cioè, si vede che c'è uno studio proprio del corpo umano. Ma è uscito in Giappone, tra l'altro, ti dico, un volume proprio che spiega l'anatomia di Boichi, cioè di Boichi, fatto da Boichi, proprio spiegato, spiega tutti i disegni, l'anatomia, la fisicità dei suoi personaggi, ce l'ho, è una figata pazzesca. Sì. Ok, poi in accordo con quello che ha detto in apertura. Ma è pubblicato in Italia quello, vero? No, in Italia no. Porca miseria, bellissimo. Dicevo, in accordo con quello che ha detto Max all'inizio, un po' di tette non guastano mai, e io le cerco sempre un altro elemento che mi piace che ci sia anche poco, ma se c'è lo gradisco. Come dicono sempre le nostre amiche Job Cult, il giorno in cui Boichi farà un hentai sarà un giorno di festa per il mondo, perché è vero. In realtà Boichi avrebbe fatto anche un hentai, il suo primissimo manga, di cui non ricordo il nome, dovrebbe essere classificato come hentai, se non sbaglio. Quantomeno è un ecchi, se andate a guardare. Lovers in Winter, se non mi sbaglio. Esatto, esattamente. Il Roberto di Boichi, cioè. Non l'ho letto, ma manca... so. Com'è Winter? Sono delle one shot erotiche, una raccolta di one shot erotiche di Boichi. Ma hentai o ecchi? Allora, su Anime Click lo da come hentai, però di solito spingono. Perché... Infatti, non lo so. Scopriamo. Diciamo che Anime Click sbaglia spesso. No, categorizza per forse come ecchi, cioè. Sì, c'è una componente ecchi, ma componente ecchi la butta dentro. No, è componente fan service, non è ecchi. Sì. Esatto, poi adesso vi parlerò anche di questo. Ti ecchi di guardare una in costume che non vabbè, lasciamo perdere, va. Okay. Lovers in Winter. Vabbè, mentre appunto gli uomini di alta cultura cercano le prime opere, io sono già partito. No, ma ti capisco, sono contento che c'è questa connessione, perché l'altra volta dicevo appunto che secondo me le persone che non amano il come si dice, 2005, giovanissima quando è partita. Le persone che non amano il fanservice non amano i manga, perché nel 90% dei manga concordo. E poi c'è in diverse forme, e per esempio l'abbiamo già detto, adesso lo riprenderò dopo, anche il parlare di fantascienza in maniera spinta e proprio parlare ai nerd è comunque anche questo fanservice, quando si, cioè, robottone esagerato è fanservice, la tecnologia portata all'estremo è fanservice, cioè non solo le tette sono fanservice, poi se metti insieme le tette e la tecnologia, fanservice per 2 al quadrato. Il livello del godimento del nerd viene sopraelevato. Esatto. Ma andiamo sulla trama di Origin, che per una volta è una trama semplice, che si racconta in poco, in poche parole. Siamo nell'anno 2048 in Giappone, a Tokyo, per questo chiedevo prima la datazione di Pluto, in un futuro in cui l'umanità ha abbracciato la tecnologia robotica e lo sviluppo tecnologico ha fatto aumentare, cioè è aumentato talmente tanto che di conseguenza è aumentata anche la criminalità in Giappone, anche perché hanno costruito una ferrovia ipertecnologica che collega Oriente, Occidente, Europa e Asia. Negli ultimi tempi in Giappone gli omicidi si sono fatti particolarmente frequenti e particolarmente cruenti, cioè corpi smembrati, esatto, tanto da far sorgere la leggenda che i responsabili non siano degli esseri umani. E questa non è una leggenda, si rivela essere la realtà. Infatti ci sono dei robot umanoidi che si nascondono tra gli esseri umani e non si fanno problemi a uccidere per i propri scopi, quindi quando hanno bisogno quando devono raggiungere un determinato scopo, se gli uomini si mettono di mezzo li fanno fuori tranquillamente, diciamo così, in modo bello violento. Quindi stiamo parlando di robot in grado di nascondersi perfettamente all'interno della società umana senza farsi riconoscere. Questa è la cosa interessante, secondo me. Origin è l'unico di questi robot allora, intanto vi spoilero che i robot sono in numero limitato, in tutto questi robot sono solamente 9, ok? Non è che è un mondo dove ci sono i robot, ci sono 9 robot. Origin è il protagonista di questa storia ed è l'unico di questi robot convinto di poter vivere pacificamente con gli esseri umani. Perché? Qual è la cosa che lo differenzia dagli altri? Il fatto che il suo creatore gli ha dato quello che viene definito un central dogma, cioè gli ha dato un insegnamento, gli ha lasciato un insegnamento prima di morire. E questo insegnamento è vivi degnamente, che un po' mi ricorda, no? La frase di Robin di One Piece, no? Quando le hanno detto che poteva vivere, no? E l'insegnamento che è stato dato a questo robot è di vivere secondo questa via, diciamo. Quindi lui deve interpretare cosa vuol dire vivere degnamente. Sì. Origin, per non dare nell'occhio, si fa chiamare Jin Tanaka, Origin, quindi Jin Tanaka, sì. Tanaka come suo padre, e si trova un lavoro come qualsiasi altra persona. E dove se lo trova? Presso la AEI, il più grande conglomerato di sviluppo tecnologico del Giappone. Vivere alla AEI è estremamente utile per lui, perché può trovare componenti, fare manutenzione e ottenere rifornimento energetico in maniera facilitata, perché ha tutta una serie di problematiche, perché, come vi spiegherò poi, essendo praticamente un essere umano, ha tutta una serie di tecnologie che gli consentono di mescolarsi facilmente tra gli esseri umani. Mimare un po' tutti i comportamenti umani. Esatto, adesso ve li spiego fra poco. Però allo stesso tempo lavorare lì è estremamente pericoloso, perché lì ci lavorano le persone più competenti in materia robotica e quindi quelli che più potrebbero sgavarlo, potrebbero smascherarlo. Quindi c'è questa condizione. Quindi Origin porta avanti durante tutta la narrazione una doppia lotta. Da una parte la lotta per non farsi scoprire dagli umani e dall'altra cercare di fermare gli omicidi ad opera degli altri robot umanoidi. Questa è la storia. Poi ho diviso, ho 3 tematiche secondo me a cui fa riferimento questo manga. La prima è quella appunto della tecnologia. Allora, in questo manga c'è un'estrema attenzione agli elementi scientifico-tecnologici, anche... immagino che lo sappiate tutti, Boichi ha sempre uno staff di editor e di consulenti che lo aiutano a come dire, curare in maniera anche maniacale gli aspetti scientifico-tecnologici dentro del suo manga e renderli il più possibile verosimili e veritieri. Dentro questo manga, come dicevo prima, c'è molto fanservice di carattere tecnologico per amanti della tecnologia e per i nerd, quelli duri e puri. E per esempio a fine volume ci sono sempre i progetti sugli elementi del mondo fantascientifico presentati nel volume, un po' come in Attack on Titan per esempio, dove c'erano ci sono sempre quei progetti, quelle immagini che ti spiegano come funzionano, appunto, o come a fine volume dei Cavalieri dello Zodiaco, che faceva vedere come erano fatte le armature. Esatto, esattamente. proprio per soddisfare i fan, no? E allora, come dicevo prima, questi robot hanno la finalità di assomigliare in tutto e per tutto agli esseri umani, quindi devono, per esempio, replicarne, ad esempio, il peso. È un problema, perché se sono fatti di metallo, se hanno componenti metalliche, pesano molto più degli esseri umani, e invece ci sono tutta una serie di accortezze che consentono loro di diminuire il proprio peso. Tutto spiegato nel manga, se lo dicessi sarebbero spoiler, quindi è interessantissimo anche solo questo, no? Oppure la temperatura corporea, quindi cercano di modulare, hanno dei sistemi che vengono spiegati per far sì che abbiano la temperatura corretta, la consistenza della muscolatura, per esempio, le reazioni vitali. Quindi, per esempio, viene spiegato che anche i peli sulla pelle si rizzano quando hanno delle reazioni emotive, no? L'alimentazione, come dicevi anche tu prima, Michele, mangiano e bevono e riescono in quota parte a trarre energia dal cibo, ma non è la loro fonte energetica, quindi simulano e dal cibo riescono a trarre una piccola parte di energia, ma ovviamente hanno bisogno di un'energia molto più elevata di quella che può avere un corpo umano. È tutto spiegato nel manga, e questa è una figata. Il linguaggio, per esempio, c'è una parte sul linguaggio, hanno dei vezzi, la cosa che piace moltissimo a me, che lo dico sempre a Teo, per esempio il Dr. Stone, a me piace tantissimo che ogni personaggio ha una caratteristica sua, no? Ha un vezzo, no? O vediamo anche in Fire Force un superpotere come Blue Lock. Sì, il superpotere. Anche i robot hanno dei vezzi caratteristici che hanno solo la funzione di farli sembrare più umani, cioè non è che hanno una funzione. Poi un'altra cosa sul tema tecnologia, e chiudo, nel corso del manga Origin deve potenziarsi, no? Perché ovviamente ci sono avversari sempre più forti in qualche maniera, e quindi si produce i propri power up, esattamente per esempio come Genos in One Punch Man, no? Quindi lo vediamo che a un certo, però lui rimane fisicamente sempre uguale, no? E quindi questo è per soddisfare questo tipo di elementi. E poi, come diceva Max all'inizio, ci sono tutte quelle riflessioni sull'umanità. Quindi questa è la parte che mi piace di più personalmente, quindi per esempio il Central Dogma di cui parlavamo prima, che dà uno scopo a Origin, funge in qualche modo da morale, e per Origin è una sorta di anima, no? E quindi è come se fosse ciò che lo rende umano pur non essendolo, che lo contraddistingue, che lo rende diverso dagli altri robot. Dopodiché c'è un altro elemento interessante a livello umano, che è la relazione che ha con una dipendente dell'azienda che si chiama Hirose, che è una nerd che lavora lì con lui, che è la persona che gli è più vicina e conosce un sacco di cose che potrebbero smascherarlo, come dicevo prima. Tant'è che lei è una super nerd, che è quella che ha sviluppato il linguaggio usato da Origin stesso. Piccola cosa molto interessante, lei parla quello stesso linguaggio che ha inventato, lei usa lo linguaggio che ha applicato ai robot, e quando si accorge che Origin, questo si vede già nel primissimo volume, parla usando il suo linguaggio, lui teme di essere sgamato, ma in realtà lei pensa che lo stia facendo, come dire, lei lo riconosce come un compagno di cioè, interessi. C'è un avvicinamento proprio per questo, cioè parliamo la stessa lingua, il concetto è questo, no? E poi è un manga estremamente divertente, perché è pieno di gag, e perché ci sono tutte queste gag legate agli errori valutativi che fa il robot quando cerca di interfacciarsi con gli esseri umani, no? È un po' come Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, no? Nel senso che non riesce, ha delle difficoltà di comprensione delle relazioni umane, delle regole della società, delle convenzioni, delle consuetudini comportamentali o dell'ironia. Quindi ci sono tutte queste scene in cui lui pensa sempre di essere a rischio di essere smascherato, ma in realtà così non è. E quindi ci sono situazioni molto divertenti. Come detto prima, questo manga ti consente di riflettere in maniera profonda sui vari aspetti della vita, no? Quindi si parla di desideri, di sentimenti, di cosa vuol dire essere un essere umano, dei valori, dell'identità, della coscienza. dei legami affettivi, di cos'è la sofferenza, che ovviamente non può provare, quindi l'emotività, e tutto questo attraverso l'esperienza di un non umano. Quindi questa è la cosa bella, no? Che penso che ci sia probabilmente anche in Pluto in qualche maniera. A me ricordava molto una lettura che ho fatto quando ero ragazzino alle medie, che si chiama L'Odissea di Argo, dove c'è la storia di Ulisse raccontata dal cane Argo, dal cane di Ulisse. Quindi tutto visto dal punto di vista di un altro punto di vista, figo. Cioè il mondo degli umani visto dal punto di vista di un animale. Qua vediamo il mondo degli umani visto dal punto di vista di un robot che, scoprendo l'essere umano, ti aiuta a riflettere su te stesso, no? E sulla tua umanità, no? Cosa vuol dire. Quindi è un manga dei forti contenuti emotivi, fa molto ridere con le gag, fa sorridere, ma fa anche molto piangere, quindi se volete qualcosa di carico anche emotivamente, ce l'abbiamo. Per chiudere, c'è un elemento che secondo me è quello che divide un po' il pubblico che si approccia a Origin, che a me lo fa adorare e qualcuno magari invece lo fa, non dico allontanare, però magari su questa cosa qua avrebbe qualcosa da dire, potrebbe esserci la critica. Allora, questi robot hanno delle capacità esagerate, hanno delle capacità soprattutto di analisi e di previsione super complessa, e loro hanno una capacità di ragionamento super veloce. Questa viene utilizzata sia nei contesti di vita ma soprattutto nei momenti della battaglia, e oltre a questo hanno anche una capacità di apprendimento fortissima, quindi loro possono praticamente letteralmente scaricarsi nel cervello qualsiasi abilità. Ma questo cosa comporta? Comporta che ci sono delle dilatazioni temporali dei combattimenti, no? Quindi è come se si fermasse il tempo, perché in un millesimo di secondo il robot fa 1000 ragionamenti, vede cosa può fare l'avversario, e quindi fa tutti dei ragionamenti che vanno a costituire la strategia d'azione e di combattimento. Quindi almeno lui te la spiega. Ci sono praticamente la stragrande maggioranza dei battle shonen in cui questa cosa avviene così e basta, cioè Holly e Benji su tutti, no? Qua potremmo ricitare di nuovo i cosi, come si chiamano? I Cavalieri dello Zodiaco. Anche sì. Comunque, quindi c'è, come giustamente hai detto, è motivato questo tempo che sostanzialmente si ferma. Se tu vuoi vedere l'azione, la battaglia, in qualche modo trovi un sacco di testo che ti spiega cosa sta pensando Origin. Però se invece ami la strategia, è bellissima questa cosa qua, e io amo la strategia, quindi mi piace, no? Perché lui decide ogni cosa sulla base di questi ragionamenti. Quindi ogni spiegazione è estremamente particolareggiata. Se questa cosa per te è un peso, questo manga non fa per te; se invece l'apprezzi, è bellissimo. Niente, questa cosa ve l'ho detta. L'ultima cosa che posso dire è appunto che è quella che abbiamo appena detto, che la dilatazione dei tempi però comunque è anche una caratteristica tipica dei manga in generale. Sì, assolutamente. Perché se confronti un manga con un comics americano, il tempo che si ferma, il momento dedicato al ragionamento è proprio una cosa che accade molto spesso, sì. E quindi insomma è l'ennesima cosa che secondo me va... Se sei un amante dei manga devi anche amare questo tipo di cosa. Io sinceramente questa cosa l'apprezzo talmente tanto che non riesco a capire chi la vede come un difetto, ecco. Basta, tutto qua. Quello che ha detto Antonio su il fatto che si ferma il tempo però giustificato dal fatto che non c'era lo molto avanzato, mi fa pensare a sta cosa. Credo solo Michele qua possa capirla, cioè non so Max in che situazione è. In Jujutsu Kaisen i combattimenti sono molto tecnici, il problema è come vengono spiegati, perché le botte sono istantanee. No, ma non è un complimento, Michele. Cioè, a me piace, ma non è un complimento. No, lo so, le botte sono istantanee, ma ci sono delle pagine di spiegoni. Io non ho una grossa simpatia nei confronti dei ogni capitolo c'è lo scontro che va avanti, quasi sia lo scontro del momento, c'è uno scontro. Questo personaggio tira determinati pugni, cazzotti, fa una determinata tecnica, e tu la vedi disegnata bene o male in base a come va l'autore, e dopo l'altra metà del capitolo è un flashback di una settimana prima che ti spiega: allora tu poi dovrai fare così, userei quella tecnica in quel modo, quella tecnica funziona così, ma tutto con un flashback di lui che spiega al passato a un'altra persona la tecnica. No, a volte sì, capita anche che sono proprio delle pagine in aggiunta che spiegano. Ah sì, tipo tecnica, quella che ho fatto vedere ad Antonio, il potere di... non mi viene in mente il nome, il tipo delle slot. Quello. Sì, 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 quello che è uno dei poteri più spettacolari che ci siano. Io vi invidio veramente molto per la capacità che avete di capirla quella roba. Io oggi capirla proprio. Devi... No, vabbè, allora questo è probabilmente un mio limite, cioè io apprezzo per esempio in Origin il fatto che ti diano una spiegazione alla quale un intelletto limitato come il mio arriva. Jujutsu Kaisen devo ammettere che mi ha riportato, sì, umilmente ammetto che non ci capisco una sega di quello che dice, proprio zero, cioè io i poteri, l'espansione del dominio, tutte quelle simpatiche vaccate lì, a un certo punto ho detto, sai cosa? È molto bello esteticamente, do per scontato che quello che mi stai dicendo abbia un senso. Sì, sì, io faccio più o meno così. Mi fido di te, vai tranquillo, basta che non mi chiedi di spiegarlo a qualcuno. No, io su questo invece su Origin posso rassicurare chi potrebbe avere questo tipo di pensieri, è tutto spiegato a misura di ragazzino, forse non di bambino ma di ragazzino, sì, cioè è veramente molto verosimile. Ma secondo me Boichi è uno di quelli che ha capito molto bene come funziona la divulgazione, perché effettivamente anche le cose, anche i passaggi più complessi, in questo caso cito Dr. Stone, capolavoro, te li rende veramente piacevoli da vedere. In Origin la stessa cosa, cioè tutta la parte relativa al come faccio a passare da essere umano avendo una struttura sostanzialmente di acciaio, titanio e una temperatura basale di 115 gradi no, è uno che si vede che ha fatto la gavetta sul manga per ragazzi e evidentemente ha avuto editor che hanno detto spiegala meglio. Sì, 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 sì. C'è una grande attenzione, sicuramente, tanti dettagli. Vai, Teo. Per me la cosa più incredibile di Boichi è che Boichi è uno dei, generalizzo, tre mangaka attuali che disegnano meglio, insieme a, per dire, Murata. Il terzo mettete chi volete voi. Sì, e poi va un po' a gusti questa cosa, però possiamo dire che è un po' oggettivo che entrambi i rotatati siano pulitissimi e mega dettagliati, a differenza di molti altri. Sì, perché a te piace Takashi, ma non è pulito, non è dettagliato, è bello in un'altra maniera, per dire. Sì. E entrambi hanno collaborato con Richiro Inagaki, quindi il vero genio è Richiro Inagaki, e decide di collaborare con due dei migliori disegnatori. Adesso sta facendo un manga, tra l'altro, con un altro disegnatore incredibile, che è Ryuichi delle palle. No, ma anche Nagasaki è un grandissimo sceneggiatore, davvero, che ha fatto delle cose bellissime, è innegabile, Teo, assolutamente, da questo punto di vista. Poi tanto di cappello. No, ma ti fa pensare, come hai detto prima di Urasawa, che ci siano autori che fanno solo capolavori, cioè fanno tanti capolavori. Non Oda è un esempio un po' stupido perché per tutta la sua vita ha fatto solo quello, ma certi autori sono conosciuti per una sola opera. La Togashi è conosciuto anche per Jujutsu. Per Yu Yu Hakusho, sì. Però, vabbè. No, allora, per me Mashima non è troppo distante da questi tipi. Non sono allora, il discorso, però... Teo, ti dico chiaramente, è parlare proprio di avere un successo mainstream come alcuni titoli che hai citato. Sì, che quello è molto difficile riuscire a ripetersi. Un conto, secondo me, è soprattutto magari sul manga, anche il manga seinen, dove c'è una certa componente autoriale, fare tante belle storie e manga che magari poi restano e diventano, e magari consideriamo noi capolavori, ma che però non hanno avuto quel grande successo commerciale, numeri incredibili, numeri pazzeschi. Se vai a vedere le classifiche dei manga più venduti di sempre, non ci sono, però restano nel tempo, nella storia, hanno influenzato generazioni e generazioni. Poi è anche una questione di stile, la bellezza del fumetto giapponese, che veramente puoi trovare l'autore che è capace di rendere i volti espressivi, Niei, che è un genio dell'architettura e dell'ingegneria, l'architetto è porca di quella miseria. È una roba veramente un mondo, è un'industria che ha la capacità di portare avanti talenti di generi completamente diversi. Io ti dico la verità, io farei a parte Boichi, perché effettivamente è un talento puro, però io faccio veramente difficoltà a dirti quale disegnatore in questo momento, e come cavolo fai? Perché appunto hai, da una parte hai Urasawa che fa quei disegni che sembrano tirati con una linea sola e sono puliti, sono luminosi, dall'altra hai Fujita che a me per esempio piace da tantissimo, fantastico, che è uno che versa le secchiate di bianchetto, sì, e poi... ma lo stesso Furuya che ha uno stile molto particolare, che Giungi Ito, come fai a dire che Giungi... No, Giungi Ito non è che disegni bene, però porca miseria, Giungi Ito è capace di farti vedere gli incubi. Uno può fare, diciamo, una classifica a gusti, ma avere una classifica che sia oggettiva è impossibile. Tecnicamente tu un autore lo puoi definire più o meno bravo, cioè uno che lavora le anatomie come le lavora Boichi è difficile che lo trovi, questo è indubbio. Però dall'altra parte devi valutare anche tutta una serie di altri fattori, l'espressività, il fatto che magari a quello che a te sembra uno stile sporco lui ci sia arrivato dopo un percorso in cui ha sviscerato la tecnica e è arrivato oltre. È complicato assai. Vabbè, sì, hai aperto il vaso di Pandora qua, cioè... No, va bene, è arrivato il mio turno. Okay. La tua volta, vai. Tra l'altro è la prima volta da quando abbiamo iniziato sto format che non ho la cremazione e non ho il naso da tirar su di continuo, perché le scorse 5 volte non prendevo l'antistaminico e ho scoperto cos'è l'istamina. Adesso sono sotto effetto di questo, quindi sto dormendo, però, però almeno non mi bruciano gli occhi come le altre volte. Buono. Vabbè, allora parto così. Quando parli Jules di Verne, a me viene in mente Giulio Verne, che come E.C. Wells è riconosciuto come il padre della fantascienza, no? Però in realtà, se vai a vedere, queste storie qua differiscono molto da diverse cose che hai detto tu all'inizio, perché lì si parla di manga, chiaramente, no? Quindi mi sono chiaramente avvicinato a Jules Verne col viaggio al centro della Terra appena mostrato, e brevemente di cosa parla Viaggio al centro della Terra? C'è questo... No, devo leggere, se no mi perdo i nomi. Narra di questo scienziato islandese di nome Arne Saknussem, che avrebbe viaggiato appunto al centro della Terra, viaggiando attraverso l'Islanda, un vulcano che si trova in Islanda, che è lo Snæfell, mi pare si chiamasse, non mi ricordo più, ma questo non me lo sono scritto. Avrebbe raggiunto il centro della Terra. E cosa c'è al centro della Terra? Secondo la teoria della Terra cava, dentro c'è un altro mondo. Sotto la nostra Terra c'è un altro mondo. Sono intrigatissimo. Voglio capire come arriva questa cosa al manga. Vai! Lui sa di cosa parlo. E, appunto, secondo la teoria della Terra cava, all'interno ci trova un altro mondo. Secondo alcuni, all'interno di questo mondo si potrebbe trovare il One Piece, secondo teorie recenti. Secondo altre... come mostrato recentemente al cinema, di cui è uscito anche un film quest'anno che non ho ancora visto, perché difficilmente vado al cinema, sono andato a vedere IQ, potrebbe esserci King Kong o Godzilla. Io la prima volta che ho scoperto l'esistenza della Terra cava, cioè l'esistenza della teoria della Terra cava, mi ha affascinato. E con dillo pure che ci credi veramente, sì, piacerebbe crederci. È Godzilla verso Kong, no? Ma l'idea di andare in Islanda, c'è un buco che ti porta sotto, la gravità si inverte, sotto c'è un altro mondo, è pazzesca, perché fosse vera. Ma infatti, leggendo Viaggio al centro della Terra, io non sapevo trattasse quel tema lì, dove c'erano altri mondi, un'altra civiltà. Beh, comunque sia, Godzilla e King Kong. Kaiju. Stasera vi parlo di Kaiju numero 8. Per farlo devo introdurre. Vabbè, fantascienza, per farlo allora, non so se avete mai giocato a biliardo, questa è una tripla sponda con effetto, è bellissimo. A me ricordava, sai cosa ricordava? Quando Paolo Bonolis doveva far indovinare la cosa ai concorrenti, faceva un percorso infinito. Io ho studiato collegamenti di tesi, Ho fatto una tesi. Devo introdurre un mio amico che è uno schema mentale ineccepibile. Chi seguirà poi la puntata su podcast non potrà vederlo, quindi male che non siete qua presenti, ma i 22 qua presenti potranno vedere l'amico che introduco. Io giuro, io ancora non... Io con Kaiju 8 sono alla pari con l'anime, non so se il manga è più avanti, ma giuro che sul manga c'è a un certo punto mettono fuori che i kaiju vengono dalla terra cava, io ti offro la pizza la prima volta che vieni a Napoli. Guarda, ma sarebbe incredibile. Per ora non c'è sta cosa, fin dove sono arrivato io che sono in pari con l'italiano, però sarebbe incredibile. Quindi Teo ha mostrato praticamente che a casa ha l'espositore di kaiju. Vabbè, faccio prima far così, sì. Veramente okay. Rubato da qualche parte. No, no, l'avevo chiesto in fumetteria. Sì, vabbè, sì, allora, sì. Quindi kaiju è un manga che ha spopolato fin da subito, prima su Jump Plus, poi è arrivato anche in Europa, in Francia hanno fatto una campagna marketing incredibile. Paurosa, sì. Non mi ricordavo effettivamente cosa aveva mostrato, ma se c'è su Google si vede questo palazzone gigantesco con stampato lì, nel senso uno schermo, immagino. Credo che fosse proiettato, non era proiettato kaiju. In Italia hanno tappezzato la metro di Porta Genova, che ha fatto pubblicità al manga, ma in realtà ai manga in generale, perché lì ti spiegava anche come si legge un manga, quindi banalmente per uno che non sa niente, ma non solo i milanesi, chi capita a Porta Genova, un po' tutti, scrivono queste cose, no? Però tutto questo, più che altro in Italia, è stato criticato ovviamente, perché quando fai una cosa bella è eccessivo questo manga. Però io ricordo un Curateo inviato speciale a vedere le grafiche di kaiju. Sul mio canale c'è un video girato col cellulare così che non si vede un cazzo. Vabbè, ovviamente dai guru dei manga è stata criticata aspramente questa campagna marketing di Star Comics, no? Perché non se la merita. Dopo 4 anni esce l'anime, perché è uscito nel 2020 la prima volta, esce l'anime, vabbè, dopo 4 anni ci ha messo tanto arrivare l'anime, forse non piace tanto, i giapponesi ci credono poco, anche lì kaiju di nuovo mega spopola in Giappone, lo studio anime che lo fa è il Production IG, io non so come si pronuncia, che ha fatto Ghost in the Shell, ha collaborato con lo studio Gainax per fare Evangelion e quindi altri 2 prodotti di fantascienza. Ma non è che puoi dire solo i difetti di questo studio, cioè, c'erano anche dei pregi. Ah, scusa, perdonami. Ha fatto anche cose buone. Tra l'altro Production IG, l'ho scoperto adesso leggendolo perché non è che ci faccio caso, ha fatto anche il film di Haiku che è appena uscito al cinema, che è bellissimo, ma in realtà ha fatto Haiku in generale come anime, però vabbè, ha fatto diverse cose, però è uno dei migliori studi di animazione giapponese, certo. Hanno fatto delle robe che sono veramente spettacolari, quindi... E siccome ci credono davvero poco i giapponesi in kaiju, ma nei kaiju in generale, anche se ha a che fare poco con Godzilla, che è il kaiju più famoso, cioè se non la parola kaiju il fatto che ci sono i mostri, piace ai giapponesi probabilmente. L'anime è fatto da Dio, comunque è bellissimo. Hanno dato la sigla al cantante degli Imagine Dragons, scritta da lui e cantata da Youngblood, che è famoso, nel senso che se magari non lo conoscete è famoso, e la ending dei One Republic, cioè è un primato, credo, per un anime mainstream perlomeno, perché ci sono band famose in tutto il mondo, tipo gli One Ok Rock, ma in realtà sono famose per chi ci crede. Gli Imagine Dragons sono famosi per tutti. E pensare che One Republic fanno l'ending di Kaiju numero 8 è una cosa eccezionale, no? Vabbè, parlando invece del manga, Kaiju numero 8 è scritto da tale Naoya Matsumoto, che ha fatto altri 2 manghini, non li cito, non me li ricordo, non è importante. Neko Wappa uno era, l'altro cos'era? Kocekuro, è vero. Sì, per ora ha 12 volumi, 11 in Italia, e c'è l'anime che ora sono usciti 8 o 9 episodi. 9 episodi, 8 episodi. Quello lo sto seguendo, molto bello, chiaramente. E il mondo di Kaiju numero 8 è invaso da questi kaiju che sono mostri. Kaiju vuol dire mostro in giapponese, poi vabbè ha avuto valenza diversa, e hanno dimensioni e potenze differenti. I kaiju all'interno di questo mondo vengono calcolati in fortitudo, che è il loro livello di potenza, e quando superano il livello 8 vengono numerati, giusto per dare idea alla popolazione di quali sono i kaiju più pericolosi. Poi si scoprirà perché è il numero 8 nel titolo, no? A difendere il Giappone dai kaiju ci sono queste forze di difesa anti-kaiju, che ricordano molto la forza di difesa che c'è in Attack on Titan, che deve affrontare dei mostri giganteschi, che tra l'altro volevo dirlo prima, leggendo sulla sezione mecha di Wikipedia... Alcuni definiscono i giganti di Attack on Titan dei mecha, perché alla fine c'è un umano che pilota un mecha. Cioè, se sono mecha quelli di Evangelion, sono mecha anche i titani di Attack on Titan. Quindi... Proprio di cattiveria. E come combattono è una constatazione. No, a me non piace Evangelion, quindi ti supporto. E i soldati che fanno parte di questo esercito di difesa dei kaiju combattono con questa tutina, no? che non è una tutina all'Attack on Titan, invece in un vestito, ma è una tuta realizzata con i resti dei kaiju. Quindi i kaiju affrontati in passato vengono riutilizzati per costruire queste tute, che legandosi probabilmente al DNA, ora non mi ricordo come funziona, si lega comunque al corpo del soldato, e la persona può trarre il massimo potenziale da questa tuta, più alle, può sviluppare un potenziale diverso a seconda della compatibilità, e anche lì sviluppare un potere diverso. E i combattenti più abili poi riescono a utilizzare anche i resti dei kaiju numerati, quindi i kaiju più potenti, usarli come armi, quindi non una semplice tuta, ma una tuta molto avanzata. Il protagonista di questa storia è Kafka Ibino, che a differenza degli altri protagonisti degli shonen è un ragazzotto di 32 anni, che non è vecchio, però rispetto ai colleghi di Shonen Jump, a parte Gintoki, è un vecchio, perché mediamente hanno 16 anni i protagonisti di Shonen Jump, degli shonen in generale, no? Lui ha 32 anni, quindi essendo ormai troppo vecchio si è arreso al suo sogno, che era entrare a far parte di queste forze di difesa, e si limita a fare il pulitore dei kaiju. Lui fa parte di questo gruppo che si occupa di pulire, infatti, come intro è bella, si occupa di pulire i resti dei kaiju, perché le forze di difesa combattono il kaiju, lo ammazzano, e poi quel kaiju rimane lì, qualcuno deve pur rimuoverlo, e lui deve rimuoverlo, ed è anche molto bravo a fare quello che fa. Questa, scusami ti interrompo un istante, onore al merito, è un'idea degli americani. Nell'universo della Marvel esiste questa associazione che si chiama Damage Incorporated, che sono quelli che si occupano di rimettere a posto la città dopo che sono passati i supereroi e l'hanno devastata. Loro hanno ripreso quest'idea perché effettivamente tira giù un bestione tutto ossa, muscoli, budella e quant'altro, alto 50 metri e capace di ravanare palazzi camminando. Quando va giù sporca dappertutto, qualcuno dovrà pur pulire, accidenti. È ovviamente lui, essendo il più bravo, deve pulire l'intestino pieno di merda, perché è importante è anche quello dirlo. È un peccato che è censurata questa cosa. Comunque questa cosa qua c'è anche in Radiant, uno degli euromanga più belli della storia dell'umanità. Vabbè. Appunto, il suo sogno era entrare a far parte di questa forza di difesa insieme alla sua amica d'infanzia Mina Shiro, che ormai lei ha 27 anni, quindi ha 7, quanti sono? Sono 5 anni più giovane. Lei fa parte delle forze di difesa, è la capitano, è il capitano della terza divisione, quindi un elemento molto importante delle forze di difesa. Invece lui ormai, da quel punto di vista lì, è un vecchio fallito, no? Sì. Però all'interno di queste forze di pulizia, non so, non mi ricordo come si chiamano, entra un nuovo ragazzo di 18 anni chiamato Reno Ichikawa, il quale lo sprona a provarci di nuovo a entrare nelle forze di difesa, perché siccome i kaiju stanno aumentando continuamente, è aumentata l'età minima, l'età massima per fare il test, e quindi lui può ancora partecipare. Quindi entrambi decidono di iscriversi, però c'è un piccolo problema. La sera, dopo essersi imbattuti in un kaiju mentre pulivano, sono in ospedale e compare un mini kaiju, in grandezza testa, ed entra nel corpo del protagonista, e subito lui si trasforma in un kaiju. Un kaiju dalle fattezze umane, quindi, come lo descrivono molti, tipo un Kamen Rider, diciamo, sembra una roba del genere, e viene rilevato un livello di fortitudo di questo kaiju di 9.8, che il massimo è 10, quindi Kafka, da essere un pezzente di forza, diventa fortissimo dal nulla. Lui controlla il potere, nel senso non è che diventa un mostro, semplicemente si trasforma in questo mostro, e subito diventa un pericolo per la società dal punto di vista dei buoni, e quindi lui viene numerato kaiju numero 8, quindi l'ottavo kaiju ad aver superato il fortitudo di 8. Esatto. Il giorno dopo comunque, nel senso nel breve periodo comunque, loro cercano di entrare nelle forze di difesa, e durante l'esame noi conosciamo diversi personaggi interessanti. Cito soltanto, oltre a questi tre già detti, Hikaru Shinomiya, che è una ragazzina di 16 anni, che è la figlia del comandante generale delle forze di difesa, e ovviamente essendo una predestinata figlia di papà, anche se papà la disprezza un pochettino, è la più abile del corso, e subito dimostrerà il suo valore litigando col protagonista, perché lei ha 16 anni, lui ne ha 32, che è il doppio, giusto? Sì, è il doppio. Sì. e stringono un bel legame quasi padre-figlia, ti direi, però l'età non è da padre. Comunque sia, il motore però della storia si avvia quando durante questo esame comparirà quello che poi viene chiamato Kaiju numero 9, perché verrà avvistato prendere forma umana. E quindi lì dico che è più o meno dove, sì, dove sei arrivato tu con l'anime, Max. Sì. Siamo arrivati lì. Quindi il punto è che molti si chiedono, quindi i Kaiju hanno origine umana come i giganti Attack on Titan o c'è qualcosa di più? Questo non dico altro, chiaramente ci fermiamo qua. Ma diciamo sei arrivato nel punto in cui effettivamente capisci come va avanti la storia, perché fino a prima dici, vabbè, ci sono i mostri, ma li uccidi e basta, no? E Kaiju non ha una storia così intrigata, perché alla fine sono botte tra Kaiju di dimensioni diverse, perché ci sono anche Kaiju dalla forma umana, come abbiamo visto. Però il fatto è che Kafka deve nascondere il fatto di essere un Kaiju, se no verrà anche lui abbattuto, e deve limitarsi a combattere con le stesse armi con cui combattono i compagni, ovvero fucili o armi bianche, per lo più fucili, diciamo. E non c'è mai stata una volta che leggendo Kaiju numero 8 l'ho trovato pesante o troppo leggero, in realtà, perché devo fare un paragone brutto che sono onesto. Sono dei momenti che mena Kaiju, ragazzi. Sono onesto in quello che sto per dire. Io Kaiju l'ho iniziato insieme a Chainsaw Man, credo che in Italia sia arrivato insieme, infatti i volumi sono 16 e 11, siamo lì, no? E avevo la stessa opinione di entrambi, ovvero che è molto leggero. Però con uno è risultato leggero e non mi ha raccontato niente. L'altro è leggero e mi diverto a leggere quello che leggo e soprattutto capisco cosa succede, ovvero Kaiju. Cioè, io devo mettere giusto un'aggiunta, che ci sono dei momenti in cui Kafka vive delle cose comunque molto pesanti, adesso senza fare spoiler, no? E è anche bello vedere quella visione lì, quello che si subisce anche poi, come evolve la situazione da lì in poi, no? Perché c'è un punto dove effettivamente c'è un po' una svolta, no? Senza fare spoiler. Sì, ma è molto avanti, tipo verso volume 8-9, una roba del genere. È arrivato comunque al volume 11, cioè quasi tutti i personaggi superano un po' i propri limiti, i propri... cioè, si liberano di quel peso che avevano, quindi c'è anche una certa complessità, secondo me, nella scrittura di un certo tipo di personaggi. Non è una cosa, secondo me, così superficiale, o perlomeno non è sempre così leggero se uno lo interpreta un pochino più, no? Con attenzione, secondo me. Io apprezzo veramente tanto Kaiju numero 8. Cioè, per me tutti e tre i titoli che avete proposto sono superlativi. A me Kaiju numero 8 piace in modo particolare perché lo ritrovo molto simile come idea allo Shin Mazinger Z, perché in realtà è una rilettura in chiave postmoderna di uno dei miti dell'immaginario giapponese, che è Ultraman. Con i vari Kamen Rider, che alla fine sono sempre Tokusatsu, ma il concetto è esattamente quello, cioè ci sono questi mostri giganti, c'è una pattuglia scientifica, proprio pattuglia scientifica composta da tizi in uniforme che cercano di arginare questi mostri, e uno di loro, all'insaputa di tutti quanti gli altri, in realtà si trasforma in questa specie di supereroe mostruoso, perché poi alla fine sarà anche figo, ma alla fine è un mostro gigante alto 30 metri, capace di radere al suolo palazzi e di sparare raggi dalle braccia e dagli occhi, e che non è completamente umano, perché Ultraman in origine non è completamente umano. E io ci ho rivisto tanto di quelle primissime serie di Tokusatsu, tanto amore per quel genere di storia, però appunto virata in una chiave narrativa più moderna, più accattivante, più divertente, con questo elemento meraviglioso dell'uomo di 32 anni che nell'estetica giapponese significa che hai già fatto, ora hai un unico obiettivo nella tua vita, continuare a lavorare fino alla morte nel lavoro di merda, nel caso di Kafka, letteralmente. Che stai facendo? Perché c'è anche questa parte qua che secondo me è molto bella, un po' come critica alla società giapponese, no? Il fatto che tu a 32 anni, se non sei arrivato in una posizione di rilevante, sei veramente considerato quasi finito, praticamente. No, leva il quasi, cioè quello che dovevi fare l'hai fatto, se non sei riuscito a emergere in una società in cui devi arrivare al top perché altrimenti non sei nessuno, e quindi la storia della ragazzina il cui padre la disprezza semplicemente perché non è all'altezza delle sue aspettative sovrumane, sei un personaggio secondario della storia. C'è tutta una parte in cui, se Kafka non avesse la possibilità di trasformarsi in un sovrumano, e quindi sostanzialmente se non barasse, il protagonista sarebbe il ragazzino, l'amico, e chiaramente lui il prescelto, quello dal grande potenziale, talento incredibile, Infatti ho letto dei commenti recenti riguardo gli ultimi volumi, tu non lo sai chiaramente, che dicono, non è vero quello che ti sto per dire, ma sono i commenti, che il protagonista viene messo in disparte per mostrare di più gli altri personaggi. Ma scusa, perché è un male? Cioè, il protagonista dell'ultimo volume è Leno, per dirti, ok? È un male, cazzo, è il coprotagonista. Cioè, è il vabbè, più o meno, siamo lì, no? Sì, siamo lì, ma è il gruppo. Ma in Ultraman succedeva la stessa cosa, cioè erano i protagonisti, era il gruppo. Poi c'era, ovviamente, il protagonista principale, ma era l'idea del lavorare per il gruppo, che è una cosa tipicamente giapponese, che faceva la differenza. Poi volevo anche dire che un'altra critica è stata fatta a Kaiju, che non è che non la giustifico, che viene detto che lui ha 32 anni, però si comporta come un ragazzino, ma di base uno non sei un vecchio, punto. Ma non importa il come lui si comporta, perché... Cioè, io percepisco che lui si sente vecchio in realtà. Ogni volta lui si sente di essere, tipo nei confronti di Kikoru, generalizzo, si sente come se fosse un padre, un fratello maggiore, ma in realtà è un compagno. Lui si sente superiore, vuole proteggerla, ma lei in realtà vuole dimostrare di essere tanto forte. Tu, Max, tecnicamente è più forte di lui, quindi... Sì, no, assolutamente. E quindi in realtà è bello vedere lui che ha soli 32 anni, che però possiamo tradurla da noi a 50 anni, per dire... vuole ancora dare molto per quello che è. Pensa come sono cambiati i tempi nella nostra idea, che quello a 32 anni si sente ancora un ragazzino, e nella nostra testa a 32 anni vai a spendere le carte da 50 o 100 euro in fumetteria. Cioè, io vedo la generazione, la vostra generazione, che è già di 2 generazioni più avanti alla mia, ma io mi rendo conto che una cosa del genere per mio padre sarebbe stata inconcepibile. Mio padre a 32 anni aveva una famiglia, una casa, un mutuo, il lavoro e cose del genere, aveva ancora la passione per i film western, perché a lui piacevano i western, non piaceva la fantascienza, ma era a tutti gli effetti un adulto arrivato, e nell'estetica, cioè proprio nella filosofia, nella mentalità di quella generazione, l'adulto arrivato non ha il tempo per giocare. Esatto. L'adulto arrivato che continua a collezionare trenini come Sheldon è strano. Cioè, ha qualcosa, non ha superato la fase del complesso di Peter Pan. L'altra cosa figa, che come dicevo prima delle tutine, che loro usano armi differenti, con, per esempio c'è Leno, che citavo prima, usa un semplice fucile, cioè meno nel momento attuale della storia, viene mostrato, attuale dell'arma, dico, viene mostrato che usa un fucile con delle proiettili congelanti, sono cazzate, o forse anche proiettili elettrici, non mi ricordo se era lui il compagno. Elettrici. Sì. Comunque sia, dà spazio a molte idee di come puoi far combattere i personaggi. È una cosa che ho notato fin da subito quando lo leggevo, che non era ancora arrivato in Italia, che potrebbero farci un videogioco bellissimo. Sì. Ti crei il personaggio, c'hai la tua tuta e scegli tu che tipo di combattente essere, tipo Kikoru, la ragazza di cui parliamo, combatte con un'ascia. O katana, o quello che vuoi, cioè alla fine, seconda del personaggio, c'è uno stile di combattimento diverso, ma è anche quello, no, che fa parte della caratterizzazione che secondo me è ben strutturata all'interno di questo manga. Il tenente lì, il vice capitano, combatte con 2 lame, non c'entra niente combattere 2 lame in un mondo dove ci sono i mostri giganteschi. Infatti lui si occupa dei mostri da dimensioni umane, che ci sono anche quelli. Combattimento a corto raggio contro i... Ed è una cioè chiaramente le vai di le vai, è identico alle vai, chiaramente quell'archetipo lì. Cosa ti è piaciuto di questa storia, Teo? A te? Cos'è che ti è rimasto di più? Ma in realtà nel penultimo periodo non l'ho mai mollato Kaiju, appena usciva l'ho letto subito, perché come ti ho detto prima lo leggi che è facilissimo leggere, cioè non è pesante leggerlo. Secondo me il limite è proprio questo, cioè nel senso che è un fumetto che si legge anche molto molto velocemente, e purtroppo no, come uscendo un po' di radato, capito? Ti arriva dopo mesi, te lo leggi in un attimo, dici no cavolo è già finito. Quello è vero, però diciamo come eravamo rimasti con lo scorso volume, quando ho letto quest'ultimo volume, l'11, qualche giorno fa, cioè ho ripreso subito il filo, nel senso avevo paura. Dimentico cosa succede, ma poi appena inizi in realtà il problema non c'è, non è come è successo mentre leggevo no, cos'era 20th Century Boys, che io non 20th Century Boys non ho idea di come vada la storia effettivamente, perché lo leggevo ogni 2 o 3 mesi, e quindi vi do una notizia terribile: con l'età peggiora questa cosa. E io non Antonio ti fa gli appunti, no? Io me ne sto accorgendo, è una roba tristissima. Esce la seconda stagione di un anime, ma anche a distanza di, non dico 2 anni, ma anche a distanza di 1 anno, e il vuoto siderale, tu sei lì che cerchi di capire chi cazzo è questo ora, perché è qui. Io infatti, arrivato a una certa età, per non dover ritornare sempre indietro a leggere 1 volume, 2 volumi, 3 volumi, ho cominciato a prendermi appunti e ho letto appunto l'anno scorso in 3-4 mesi tutto 20th Century Boys, e ho di là 40 fogli di appunti. Quindi se avete bisogno prendo gli appunti, vi dico io infatti 20th Century Boys l'ho capito benissimo, e ho anche capito un po' dove andavo a parare, insomma, perché mi sono preso una marea di appunti. 20th Century Boys spiegato. Sì, potrei scrivere un piccolo manuale di lettura, manuale alla lettura. Comunque è veramente tragica sta cosa, anche perché esce talmente tanta roba, e in alcuni casi è anche sovrapposta e perfettamente sovrapponibile. Poi appunto ci sono le perle, per fortuna, perché spiccano, però io vi giuro che ho cominciato a vedere la seconda stagione di un anime fantasy, o la terza stagione di un anime fantasy, ed ero assolutamente convinto che fosse il proseguimento di un'altra serie. Che non proprio no, vabbè, cioè... Comunque sì, la passione, diciamo, mi è ritornata adesso che è uscito l'anime, perché vabbè, ti vivi la storia, e quindi, cioè, per esempio adesso ho cercato di nasconderla giusto per far capire di cosa parlavo, che c'è la maglia di Kaiju numero 8, perché ora con l'anime è uscito il colpo da maestro, signore. Da Uniqlo, il set di Kaiju, molto bellino. Vabbè, lo fanno con tutti gli anime del momento. E c'è anche dal sito, se mica le vuoi prendere, dopo hai preso la maglia di Zelda, no? E non è di certo uno dei miei manga preferiti, Kaiju, però è figo, e non capisco il motivo del perché qualcosa, se non è capolavoro, allora è merda per tutti, perché io non ho mai sentito parlare bene di Kaiju, ho detto sinceramente. Io sinceramente ne ho parlato sempre bene. Sì, ma Michele, ma tu sei, anche se non sei in Mero Accademia, tu so che ti piace, però è più Kaiju per te. No, molti hanno detto, ma chissà, che forse si aspettavano qualcosa di diverso, è la stessa critica che ho sentito anch'io, che molti si aspettavano probabilmente un approccio più da seinen. Ma non lo è, però per me è come dire Max, no? Anche in Giappone, proprio perché aveva tutte quelle caratteristiche, quelle caratteristiche, no? Lì, cioè, è come chiedere, ora scusate, scendo proprio a Ivanzina di fare un film di Sergio Leone, e ovviamente se avete sbagliato sala cinematografica, non è quello, dovete prenderlo per quello che è, e per quello che è Kaiju 8 è un ottimo prodotto, e attenzione, quando dico per quello che è, non lo sto denigrando né lo sto sminuendo, perché non è per niente facile fare un battle shonen e approcciarsi appunto a un archetipo come quello di Ultraman, della battaglia dei Kaiju, e far venire fuori una roba che per 11 volumi ti appassiona e ti lo divori uno dopo l'altro. Cioè, è un titolo su cui hanno investito, si vede, è un titolo in cui hanno creduto, si vede, e ci sono i cazzi di motivi per cui hanno fatto questa cosa qui. Scado nel tecnico. Tanto sarebbe figo se effettivamente tirasse fuori la terracava. Cioè... No, se tira la terracava hai una pizza pagata a Napoli, sappi. No, quindi... ti giuro non... Michele, siamo in pari col... no, per ora no, ma da qualche parte non può arrivare Kaiju. Comunque Kaiju, robottoni e Gundam sono i 3 cose principali che rappresentano la fantascienza giapponese. Sì, ci dovresti mettere gli androidi, perché poi effettivamente... il filone alla Ghost in the Shell più o meno è andato Android, quella parte lì, sì, androidi, superpoteri, perché poi allora hanno un approccio molto scientifico ai superpoteri. Akira è vero, è lì. Sì, comunque evoluzione umana in generale, perché capito, andiamo oltre l'umano a volte con queste cose qua, che è un'altra base della fantascienza molto importante, quella di Akira, che è diventata... La ragione principale ho scoperto dopo anni di autoanalisi, in cui a un certo punto ho cominciato a chiedermi, ma io perché a 30 anni, 40 anni, 50 anni continuo a sbroccare per questa roba qui? È perché c'è una componente transumana che a me piace come approccio, e che i giapponesi hanno virato benissimo, cioè il fatto che attraverso l'utilizzo della macchina, quindi tra virgolette della scienza, l'uomo sia in grado di evolvere al di là della propria natura biologica è una cosa fichissima, no? È una cosa veramente fichissima, e non è un caso che oggi la fantascienza sia un genere di secondo piano rispetto al fantasy, perché il cazzo di guaio è che viviamo in un'epoca in cui il valore, che dovrebbe essere un valore assoluto della scienza, è stato messo in discussione. È vero. In maniera anche a volte inutilmente molto discutibile. Assolutamente. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Però il problema maggiore è quello, la gente non vuole la spiegazione scientifica che gli dice no, aspetta, è tutto molto complicato. La gente vuole il fantasy magico delle persone che sono capaci di diventare strafichissime, perché quando sono finite nell'altro mondo, il fatto che hanno passato la loro esistenza a giocare farmando 800 livelli ad ammazzare slime è una cosa che nell'altro universo ti farà diventare fichissimo, meraviglioso e circondato da belle donne che te la per questo Shangri-La Frontier è il capolavoro definitivo, perché unisce il lato fantasy con la tecnologia fantascientifica e non è un isekai. Comunque volevo rispondere a Clandestino, giusto per la cronaca, non è un meme l'Islanda. Secondo le teorie l'ingresso della Terra Cava è in Islanda, no davvero, sotto lo SNES il vulcano in Islanda. È vicino a Padova l'Islanda, ricordiamo. È vicino a Padova, come diceva prima. Ma è stato a Padova, esci tangenziale nord di Ramazione se è Reykjavik, cioè... Io direi che qui sull'Islanda possiamo chiudere questa puntata. Sì, che siamo arrivati sull'Islanda. Nuvole nord-ovest, Villan Saga, Viaggio al centro della Terra e Kaiju. Kaiju top manga sull'Islanda. Una cosa che ci tenevo, Miki, scusami, ho dimenticato di dire una cosa. Lo Shin Mazinger Zero l'ha tradotto Marco Franca. Ok, Marco Franca, sì. Con l'editing di Valerio Manenti, il lettering l'aveva curato per i primi numeri Antonio Perra, poi è passato allo studio Vibrant. Ci tengo a dire questa cosa perché penso sia arrivato il momento che non si dica soltanto l'autore giapponese chi ha lavorato anche dietro il volume italiano, ma chi ci ha lavorato dietro, la casa editrice italiana e anche tutti i professionisti che ci hanno lavorato dietro, e in questo caso hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Tra l'altro Marco Franca, se non mi sbaglio, è proprio qui della mia zona, che dovrebbe essere di Pesaro, quindi quindi stasera un manga J-pop, uno Star Comics, due Panini. Come sempre Michele Mari consiglia solo manga di Panini Comics. Ma non è vero, sarà un caso, sarà un caso. Ma cosa? Ma non è vero, non è vero. Adesso la puntata ospite qualcuno di Panini Comics e parleremo dei 4 top manga di Panini, ovvero Blue Lock, basta, non ne ho Attack on Titan lo devi mettere per forza. A un certo punto ti si era innamorato di Attack on Titan, però poi dopo si è disinnamorato. No, Titan è bello, il problema è che hanno l'opera omnia di Urasawa, che fai? Non ne parli, cioè voglio dire, forza miseria. Lo comincio ora, ho finito qui, ho i primi 4 volumi. Volevo dire, consiglio generale, volevo dirlo prima per Antonio. Secondo me un volume unico costa 6, 7 €, 8 € quello che è. Mujirushi, a me è piaciuto molto. Mujirushi, ho voglia di andare a vedere non la Divina Commedia, come si chiama? Il Louvre. Il Louvre. Ma è davvero bello Mujirushi, sì. Va bene, io come sempre ringrazio tutti quanti per la disponibilità e spero che vi siate divertiti anche con questa bella puntata. Noi ci vediamo la prossima settimana, velocissimi, con un'altra puntata, quindi questa volta ci siamo un attimo fermati ma torniamo più forti di prima. Grazie ancora a Teo e Mind per darmi sempre supporto in questo format che è davvero una cosa secondo me molto bella che abbiamo creato e che stiamo condividendo con grande gioia, e grazie ancora a Max per essere stato dei nostri questa sera in questa puntata sulla fantascienza. Allora, buonanotte a tutti ragazzi, salutiamo e ci vediamo alla prossima. Questa puntata magari non tra 2 mesi, dai, facciamocela. Ciao. Ciao.